Altrimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. Cioè quello che ha fatto Mussolini praticamente. Mussolini ha fatto un omicidio plurimo colposo nel corso del suo ventennio. Va bene, abbiamo finito di parlare. Buonasera. No, per cui? Perché avvocato? No, ma perché avvocato Sinatra? Scusi, perché? Ho superato l'età per no, gli scherzi cretini e di cattivo. Lo faccio stare zitto. Mi faccia parlare. Lo faccio stare non zitto. Non si permetta mai più di chiamarmi. Lo faccio stare zitto. Lo faccio stare zitto. Ma qua, non so. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? La zanzara. Tutto il resto è gioia. Va bene, abbiamo finito di parlare. No, non ho detto gioia. Lo faccio stare zitto. Ma qua, non so. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? Allora, il problema della de quello che è successo in Russia, cioè sono stati sono americani, ma sempre loro sono, ma ho sempre detto, no? Che c'entrano gli americani? Che c'entrano gli americani con gli islamici che hanno fatto l'attentato a Mosca? Uno può anche non credere che sono stati. Ma secondo, scusa, ma secondo te, ma chi è che ha fatto nascere tutta sta roba qua? L'ISIS, chi l'ha creata? Gli americani, ma chi ha creati? Cioè, loro costruiscono i terroristi e poi vanno a distruggere. Ma perché avrebbero mandato quelli dell'ISIS là? Spiegami, per scatenare l'inferno, per che cosa? Per sterminare il mondo? Per mettere paura a Putin, ma non sanno che l'hanno fatto incazzare ancora di più a questo. Cioè, questi sono proprio degli imbecilli. Max Leger Sonfè. Adesso non so di che cavolo state parlando. I Winston sono tutti morti e sepolti, anche Carlo non lo vedono più in pubblico da una vita ormai, fanno solo video fake come quelli che faceva purtroppo. Ma scusa, ma perché? Ma non ho capito qual è il motivo per cui sarebbero morti e adesso ci sono dei soci al posto loro, qual è lo scopo? I Winston sono tutti morti, comanda completamente il Vaticano la Londra, cioè la City del Vaticano e la voce detto una volta, la proprietà della City del Vaticano. Non ce n'è uno normale, è incredibile, statisticamente non ce n'è uno normale, Intanto ho deciso di andare dallo psicoterapeuta, perché non è possibile che io mi incazzi a sentire i tuoi argomenti e poi ogni sera poi mi collego. Vabbè. Ero una donna tutta d'un pezzo, con una discreta carriera e amata e rispettata da tutti. Mi sto facendo terra bruciata perché ormai nella mia testa ci sono solo le parole di Cruciani e ore di riproduzione della zanzara. Ormai al mattino quando mi sveglio non dico più ho la voce da trans, dico ho la voce di Anna di Roma. Una vergogna. Sì, io credo che la legge sulla legalizzazione della cannabis in Germania sia arrivata già in Italia con larghissimo anticipo, Basta sentire il rettore dell'Università di Trento, il quale oggi, ma sentiremo tutto in audio, ha confermato che chiamare tutte le cariche di quell'università al femminile è cosa buona e giusta. Io credo. Tra parentesi, è uno scherzo, è uno scherzo, perché sai, qualcuno la potrebbe prendere male. Ormai non si può più scherzare su nulla. Io credo che la legge sulla legalizzazione della cannabis sia già arrivata a Trento. Insomma, il rettore se deve essere fumato qualche cosa, secondo me. Se deve essere fumato qualche cosa, lo dico col sorriso, perché quella roba là che è stata decisa dall'Università di Trento, cioè il femminile sovraesteso, che io non so nemmeno cosa significa e soprattutto non lo voglio sapere. Soprattutto non ho intenzione di saperlo. Anche se lo so, lo cancello dopo un secondo. Quella roba lì non è pericolosa. Non è che sia pericolosa per qualcuno. È pericolosa al cervello. Al cervello, alle sinapsi. Prima cosa. Seconda cosa. Sentirete fra poco una frase pronunciata, ve la faccio sentire più avanti, una frase pronunciata dalla moglie dell'ex presidente francese Sarkozy, Carla Bruni. Mm-hmm. La signora Carla Bruni ha detto: se mio marito si innamorasse di un'altra, gli taglierei la gola e andrei in galera. Allora, posso dirvi una cosa?
Voi benissimo, uno può dire quello che vuole, anche le peggiori stronzate ovviamente, va benissimo. Paradosso. Pensate se quella frase là l'avesse pronunziata un maschio, un uomo. Secondo voi cosa sarebbe accaduto? Vergogna, sessismo, violento, richieste di arresto, eccetera, eccetera. Siccome la pronuncia Carla Bruni, tutta bella, precisa, imbellettata, tutta truccata bene, tutta politically correct, eccetera, eccetera, allora non succede niente. Ripeto, se mio marito si innamorasse di un'altra, gli taglierei la gola e andrei in galera. Che peraltro ha anche un suo senso, lei si incazza di più per il tradimento degli affetti e non per il tradimento, diciamo, fisico. Cosa, il Partito Democratico pare che abbia intenzione, ma non abbiamo certezze naturalmente, di candidare Ilaria Salis alle elezioni europee in programma il prossimo giugno. Ora va benissimo e viva, secondo me ognuno può fare quello che vuole, il Partito Democratico può candidare chi vuole. Faccio presente però che ci hanno sempre sbomballato i coglioni, non io, per me puoi candidare anche un pericoloso criminale, non mi riferisco alla Salis perché il padre, sai, è molto fumantino da questo punto di vista, giustamente. No, puoi anche, per carità, dai, e infatti ho detto, puoi anche candidare un pericoloso criminale, è stato già fatto da qualche, come simbolo, no? Da qualche partito nel passato, una persona accusata di gravissimi crimini, non è il caso della Salis preciso, però si dà il caso che quel partito abbia fatto sempre, come dire, abbia sempre messo come grande simulacro di battaglia, come grande simbolo di battaglia, che cosa? La legalità, la giustizia, i reati. Quando gli altri venivano accusati dei peggiori reati, che succedeva? Vergogna, sei indagato, eccetera. Ora faccio presente che la signora Salis ha 4 condanne che per me non valgono niente, ripeto, non valgo, però 4 condanne e 29 segnalazioni all'attività giudiziaria, all'autorità giudiziaria. Ora dico legalità, onestà. E dai, su, da Roma, David Parenzo, buonasera. No, io voglio dire alla conduttrice Cruciani, sì, per me da oggi sei la conduttrice, sì, Cruciani, vabbè. Che allora, il tema Salis sì o Salis no non è tanto su quello che avrebbe commesso la Salis, stai attenta, non è quello che avrebbe commesso la Salis, Ilaria, sì, Salis, che deve ancora essere giudicata, speriamo, sì, in una corte di giustizia più serena di quella di Budapest. Ma che stai giudicando? Ma diventerebbe... I giudici, no? I magistrati di ungheresi, il sistema giudiziario ungherese. Che cazzo sei? Sì, esattamente. Ma come fai a giudicarlo? Pensa al nostro più che fa volte schifo. Sanzionato dall'Unione Europea. Più volte sanzionato dall'Unione Europea. Comunque, nel tuo silenzio, intanto, la candidatura della Salis, che può piacere o non piacere, avrebbe un unico obiettivo, quello di gettare una luce continua su quel sistema giudiziario voluto da Orban. E quindi potrebbe avere questo valore, un valore di denunzia politica, al di là di quello che... Ora, io ho qualche dubbio sulla candidatura della Salis, perché mi piacerebbe sapere cosa pensa della NATO, cosa pensa di Putin, perché se candida una persona in Europa mi interesserebbe sapere tutto il contrario di quello che pensi esattamente, però mi interesserebbe saperlo. Vabbè, allora, perché se uno lo candida, allora, devo sapere. Ma al netto di questo, credo che la cosa sia interessante per continuare a tenere accesa una luce su quell'infame sistema, l'infame che è quello voluto sistema. La questione vera che tu non hai voluto discutere né raccontare è che il grandissimo Stoltenberg, il capo della NATO, ha detto proprio in queste... Il capo della NATO intanto è il numero uno assoluto, io lo candiderei in ogni posto disponibile, cioè se nel condominio dove sto io si liberasse il posto di gestore del condominio, io candiderei il capo della NATO, per intenderci. Non so se ti è chiaro. Stoltenberg ha detto: per Kiev è un momento critico, non è a corto di coraggio ma di munizioni. Cioè, in sostanza, bisogna dargli le armi, gliel'abbiamo già date a tonnellate, lo dico anche al tuo amichetto Orsini, sì, caro professore,
agli ucraini non bisogna dare pacche sulle spalle o ciance nei talk show. Bisogna dare armi. Ma io le abbiamo già date, mi sembra, tonnellate, ha detto, no? Che è un momento critico. Ma li abbiamo già, esatto, ma li abbiamo già riempiti di armi. Armi. Ho capito, ma non è successo niente, però. Armi ancora. Gli ucraini hanno bisogno di armi. E tu di questo non vuoi parlare. Non voglio parlare, no, non me ne frega un cazzo. Perché sei diventato un pacifista. Ma figurati, ma assolutamente. Io voglio... E ti devi vergognare. Perché se i russi dovessero conquistare Kiev, uno dei responsabili mediatici in Italia si chiama Giuseppe Cruciani ed è la conduttrice radiofonica del programma di punta di Radio 24. Allora, Carla Bruni, è la gola tagliata a un uomo che si innamora al suo lo uomo. Lo ha detto dalla Fagnani del programma Belve, che è un ottimo programma, ma che ha conquistato. Ma perché fai anche le marchette alla Rai, che te lavori alla 7? Dovrebbe stare in concorrenza con programmi della 7, Belve. Devi stare zitto, zitto. Io lo denunzio questo al dottor Cairo, al dottor Ghigliai, agli alti vertici, al direttore della 7. Stai esaltando un programma che è in concorrenza con altri programmi. Ma io vergogna, denunzio questo evento. Non lo stai dicendo. Interessante, poi fate quello che volete. Se mio marito si innamora non lo sopporterei, non lo sopporterebbe neanche lui, no? Certo, e mi scusi se glielo poi chiedo. Poi lo ammazzo, quindi dopo. Non abbiamo più problema alla radio. Taglio la gola, quindi dopo vado in prigione, ma poco, perché crimine passionale, 6 anni, glielo dico. Dico io ti taglio la gola, poi vado in prigione qualche annetto, non puoi tanto, poi esco e faccio vedova allegra. È chiaro che c'è un tono un po' scherzoso, però sai, dicendo le cose scherzose passa il messaggio, che il tradimento, quello non fisico, ma il tradimento, quello diciamo di innamoramento. Poi ragazzi, se uno si innamora di un altro, ma che cazzo vuoi, perché gli devi tagliare la gola? Cioè, uno si innamora di un altro, arrivederci, grazie. Ma è un modo un evidente certo, voglio dire, secondo siccome te, lo dice Carla Bruni, no? La Premier Dame, dai, di Sarkozy, la Premier Dame del Sarko, del grande Sarko, che è stato un bravo primo ministro. Dai, presidente su, francese. Dai, ti piace neanche Sarkozy? Ma non me ne frega un cazzo. Sarkozy ha fatto non mi piace, lo sai perché? Perché fece il complotto contro Berlusconi. Non mi piace il complotto per cacciare Berlusconi. Complotto per cacciare Berlusconi. Sarkozy, un gigante della dunque destra. Dunque, sei a favore del complotto che insieme a orchestrò Sarkozy per cacciare Berlusconi? Come no? Come no? Nessun complotto. San Giuliano, quando pensi a Londra, pensi a Times Square. Vai. Pensa a Parigi, pensa agli Champs-Élysées, all'Arco di Trionfo. Quando uno pensa a Londra, pensa a Times Square. Che figura di merda, ragazzi. Quando pensi a Londra, pensi a Times Square. Ma questo è chiaro, capito, che è uno semplicemente. Ma no, è su questo. Ma perché potete, devi salvare? Ma ha fatto una figuraccia, ma va bene. Chiunque. Voi attaccate, è un pretesto, questo è una stupidaggine. È chiaro, ma che si è sbagliato, ha fatto è semplicemente un lapsus. E vabbè, è quando ovvio pensi a Londra, pensi a Times Square. Ma mica lo sto, dicendo dire, che si deve dimettere. Voleva dire un'altra cosa. Ma è pretesto, è una polemica stupida. È una polemica stupida. Difende San Giuliano. Perché è una polemica stupida, è una polemica. Allora, adesso... Fammi dire che stai facendo una polemica idiota. Ma scusa, si può dire una polemica stupida. Ma perché non è una polemica? Non sto facendo nessuna polemica. È un lapsus. Sto dicendo che ha fatto una figuraccia. Ha fatto nessuna figuraccia. Ma chi lo dice perché che non era ha fatto evidente che era un lapsus. Champs-Élysées, Parigi, stava parlando di un'altra capitale, gli è venuto in mente lapsus, Times Square. Allora, un lapsus. Anziché dire Piccadilly Circus, magari è una figura di merda, ma qual è il problema? Che è un lapsus, perché sa perfettamente che Times Square è a New York. Times Square. Ma certo, ma che polemiche fai? Ma perché ma una trasmissione è basata sulle polemiche, questa qua? Sì, costruttivo. Ai tuoi Dante Causa della 7 e del Corriere della Sera che hanno pubblicato questa cosa in grande evidenza. Ma no, ma io scusami, lo dico a te, io lo sto dicendo a te. Fai una polemica che non ha nessun senso, ti posso dire. Bene, Fiorello, è evidente che era un lapsus. Adesso ti faccio sentire Fiorello che dice una cosa. Cosa posso dire, ragazzi? Va benissimo, Fiorello che attacca la Germania, non dico che attacca la Germania, ma insomma dice che meno ci si droga meglio è. Uno potrebbe dire grazie al cazzo, no? Meno ci si droga meglio è. Non è che Fiorello dice meno ci si droga meglio è, improvvisamente la gente non si droga. La gente si droga uguale, perché ma ci sono è da decine di anni che si fanno appelli contro la droga, il consumo di droga aumenta sempre di più. Ci sarà un cazzo di motivo, no? Sono utili questi appelli? Non sono utili manco per il cazzo. Vai.
meno, posso dire, sì, meno ci si droga e meglio. Comunque ricordiamo, generale, è droga, sì, è droga, è droga, l'erba è droga, il fumo è droga. E da lì ad altre cose è un attimo. Questo bisogna dirlo, sì, per, sì, i nostri figli, sì, per i nostri figli, diciamolo, è sempre molto così, sì, dai, fumiamo tanto, fa niente. Io un po' di esperienza ce l'ho, lo dico per questo. Ho detto vaffanculo, ecco, te, le troie. Un semplice portone o un sezionale Breda? Scegli il tuo rivenditore di zona su bredaportoni.com. Vi presenta Strade in diretta. Dopo aggiornamento sulla tangenziale est di Milano, si verificano code a tratti tra Cologno Monzese Ovest e Viale Forlanini in direzione Bologna a causa di operazioni di recupero di un mezzo incendiato. Per veicolo in avaria, rallentamenti sulla A13 Bologna-Padova verso Bologna, tra Padova Industriale e Padova Sud. Per veicolo in avaria, code sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli tra Firenze Sud e Incisa. Mentre per lavori, maggiori disagi al momento segnalati sono sulla 14 Bologna Taranto, 6 km di coda in direzione Bologna tra l'innesto con la 25 e Pineto. Da Radio Traffic per il momento è tutto. Strade in diretta tornerà intorno alle 20:45. Buon proseguimento. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 7171. Non negateci un po' di sano qualunquismo. La Zanzara, o meglio sono io che non ne capisco di politica e penso solo che sono un pugno di bastardi e si fottono i sordi. Bastardi! Crucio, mi permetto di darti un consiglio. Costolette di agnello alla brace. Amico mio, che godure ha. Per tutti quelli leoni da tastiera che picchierebbero neonazisti e neofascisti, state buoni, che la prima pista che vola ci piade il treno per piarla. Ma coglioni. Allora, cosa bisogna fare con neonazisti? Per me bisogna picchiarli. Grande scontro ieri sera, grande scontro tra il padre di Ilaria Salis. Voglio fare una precisazione, voglio dire semplicemente questo, e non lo dico perché ho ricevuto pochi secondi fa la telefonata dell'amministratore delegato della 7 che sfiga vuole ha ascoltato proprio questo pezzo di trasmissione. Ma io voglio ricordare una cosa, ma non perché grave ho ricevuto questa telefonata. No, no, non per grave questo. Non è per questo, molto, non per questo. È molto grave quello che il hai martedì detto. C'è solo di martedì. Adesso lo come dici. Il giovedì c'è questo solo piazza pulita. Questo è il classico pulita esempio di grande lecchino. No, 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 l'amministratore delegato della 7, no, tu hai fatto l'elogio io di Belve ci tengo a precisare, e ti sei beccato, no, la classica non ho fatto Ramanzina, io ci tengo a precisare una cosa che è molto grave, è molto grave che ad esempio nel mio telecomando, ti voglio raccontare una cosa, nel mio telecomando sull'1 non c'era i 1 ma c'è la 7, sul 2 non c'era i 2 ma c'è la 7, sul 3 non c'era i 3 ma c'è la 7, sul 4 c'è 2 volte la 7, sul 4, vabbè, non vale sul più, 4 però c'è 2 volte la 7, non vale più, sul 5 c'è la 7, vale sul 6 c'è la, sulla 7 c'è non la 7, vale più, non vale più, non vale più, non vale più nulla ormai. Ah, e hai sentito la voce la di Raimo poco la fa, no? È peggio del hai buco. Mandato la sì, ti voglio dare una notizia, devo guarda, pagare in esclusiva. Devo pagare i diritti? Ti voglio Raimo dare devo una notizia in esclusiva. Sì. Domani Cristian Raimo torna all'area che tira molto bene. Volevo darti questa notizia in esclusiva. Allora, non so, bravo sti cazzi. No. Ragazzi, scusate, non so se avete sentito prima nel file di Fiorello, chi era all'ascolto, che Fiorello a un certo punto dice una delle classiche cazzate che si dicono in questo caso sulla droga. Uno può fare tutti gli appelli che vuole. Ma posso attaccare Fiorello una volta? Cazzo, fammi attaccare Fiorello, il numero perché uno, ma fammelo attaccare. Fiore? Ma perché non lo posso attaccare? Porca puttana, mica no, è il Papa. Mica è. Ma perché questa è una trasmissione dove si attaccano sempre le persone? No, allora, perché Fiorello può fare tutti gli appelli che vuole. Va benissimo fare l'appello contro la droga, va benissimo dire che la droga non ci si deve drogare. Appelli inutili, totalmente inutili, però va bene, ognuno fa quello che vuole. La seconda cosa che ha detto però mi pare fondamentale. Adesso vi faccio risentire l'inizio che è significativo di questa cosa di Fiorello, perché a un certo punto dice Fiorello si sa che si inizia in un certo modo e poi si passa ad altre droghe. Ah Fiorello,
Ma che cazzo dici? Non è vero. C'è una marea di gente che si fa, una marea di gente che si fa le canne e non pensa nemmeno lontanamente di passare alla cocaina, agli acidi, alla ketamina, cocaina, ecco, eroina, LSD, funghi, allucinogeni. Esatto, bravo. Non pensa assolutamente, credo che sia Salvini. Non penso assolutamente che succeda una cosa di questo tipo. Risentiamo un attimo Fiorelli in un passaggio. Meno, posso dire? Sì. Meno ci si droga e meglio. Vabbè. Comunque ricordiamo, droga. Applausi, è droga, è droga. E vabbè, l'erba è droga. Lo sappiamo. È droga. Vabbè. E dunque, da lì, ad altre cose, Salvini, è un attimo. Questo bisogna dirlo per i nostri figli, per i nostri figli. Diciamolo, Ecco, ma come Salvini? Cioè, uguale, cioè, vedete, si è trasformato in Salvini, Fiorello. È uguale, sì, identico, spaccato. Dice nel senso che, per carità, va benissimo, mica ho detto che si è trasformato nel mostro di Loch Ness, né in Totorrina. Ho detto, dice le stesse cose ai Salvini. È droga, il fumo è droga. Il fumo è droga. E allora dalla canna si passa alla cocaina. Ah, Fiorello, ma che te sei fumato ieri sera? La droga che viene dalla Germania? E dai, su, ma come cazzo si fa? Guarda, dai, bene. Guardala bene. Oh. Sì. Ah, tutta la fai. Che te vuoi? È finita, la vedi? La ricordi questa cosa qua? È cosa pazzesca. Vabbè ragazzi, dai, è una cosa incredibile. Vogliamo sentire il fenomeno del rettore dell'Università di Trento, che si chiama De Florian, credo. Io manco sapevo il nome, pensate, dunque, non mi interesso della persona singola, come ma dire. Secondo, no? Secondo te è il caso continuare a parlare dell'Università di Trento quando noi saremo a Trento? Ho capito, ma che vuol dire? Se non ci vogliono, ci cacceranno. Ma io credo che sia aperto al dialogo. Venga a parlare con noi quel giorno. Venga a spiegare. Mancano due mesi, per carità, c'è tutto il tempo di ritirare questa minchiata. Cioè, rettore, c'è tutto il tempo per ritirare questa minchiata. Ma io dico che è una minchiata, ma posso dire anche una stupidaggine se lei vuole. Ma è una minchiata, lo dicono tutti che è una minchiata, anche gli stessi che dovrebbero difenderla, femministe, cioè, tranne la Briganti e pochi altri. Se vuole glieli presento, si contano sulle dita di una mano le persone che possono appoggiare questa roba qui. E dunque io la invito al dialogo, quando saremo a Trento venga con noi, venga da noi e parliamo tranquillamente, senza nessun problema di questa. Ma perché il magnifico rettore dovrebbe venire in una trasmissione come anche questa fuori qua? Da questo contro il mio interesse, ecco, lo dico contro il mio interesse. Noi avevamo un regolamento prima che diceva che il direttore generale è proposto dal rettore sentito il presidente. Certo. Ora abbiamo un regolamento che dice che la direttrice generale è proposta dalla rettrice sentita la presidente. Non credo che faccia confusione. Ma dai, ma questo qua è un pezzo di Fiorello. Cioè, questo qua è un pezzo comico. Ma perché non va da Fiorello? Cioè, perché non va? Ma di che va? Ragazzi, io ve lo voglio fare riascoltare questo qua. Ma è veramente un pezzo comico. Ma erano termini generici che non indicavano uomo e donna, porca puttana rettore, lei fa anche io divento pazzo. All'inizio ho detto fammi stare zitto, dobbiamo andare a Trento, dobbiamo andare lì, dunque non puoi troppo insistere su questa cosa qua, non puoi attaccare così a sprombattuto. Beh, invece questo mio, non posso stare zitto, non si può stare zitti di fronte a questa cosa, no? È obbligatorio parlare. Questo, diciamo, è il costrutto di un linguaggio che è asimmetrico fra maschi e femmine in millenni in cui la parità non c'era, e forse piano piano dobbiamo convincere innanzitutto lei e poi tanti altri che non è così. Che non è così. No, la super cazzo non ce la posso fare, dai, non ce la posso fare, dai, Mario da Chieti forse. Non ce la posso fare perché la super cazzo ma tu ti rendi conto? Ma nemmeno tu sei d'accordo, adesso tu ci schi, ma nemmeno tu di fronte a questa zitto, lui sta zitto. Mario da Chieti. Mario da Chieti. Mario da Chieti, dai. Fascio lecchino di merda. Amico mio. Fascio lecchino di merda. Sì, vabbè, senti, l'ho sentito. Hai finito a leccare il culo a tutti i fascisti dell'universo. E io ne ho sentite di cotte e di crude. Figuriamoci se mi fa impressione questa tua sortita, Mario. Ma che cazzo di impressione devi fare? Com'era da Del Debbio quando parlava l'imam? Sì, quando parlava l'imam, non mi ricordo. Ci sono tanti imam che passano da Del Debbio. Un posto dove sì. C'è una grande concentrazione di imam, di leghisti, sì, anche di leghisti. Leghisti e imam. Infatti, leghisti e imam. Le due cose sono molto, molto simili. Di rapper.
sì, di rapper, sì, sì, assolutamente, di soprattutto di mamma in questo periodo è pieno, almeno sì, due a puntata. Parlava come era, del debito lo faceva parlare, tu merdaccia lo pompavi da sotto. No, no, è inaccettabile, inaccettabile. Vabbè, ma inaccettabile. Di che stai parlando? Che fai, la moviola di del debito, vuoi dire qualche cosa? No, qual no, è il punto? Ma vogliamo che mandi tu il lecchino di merda di tutti i fascisti dell'universo. Vabbè, mai detto lecchino di merda dei fascisti? Vabbè, che sarà mai, però, va bene. Valerio da Torino, Valerio. Ciao amico mio, Valerio da Torino, vai, dimmi. Ciao, io volevo dire la mia sul caso Salis. Sì, nel dimmi, senso, dimmi, per carità. Ok, non si sa se ha... Lei è fascista? Lei è fascista? No, assolutamente no. Assolutamente no, per precisare, sai, qui non si sa mai. No, perché è un'anomalia, allora sono sempre d'accordo con quello, quasi sempre d'accordo con quello che dice Parenzo, tranne in questo caso, perché quello che dico, se effettivamente ha picchiato una persona... Questo non è accusato, forse non è nemmeno accusata di questo, anzi, sicuro, il padre dice che non è accusato di questo. Però il caso della Salis si ricorda moltissimo, ad esempio, lei è giovane, quando i radicali candidarono Tony Negri, il leader di Potere Operaio. No, non paragonare queste cose, dai, comunque sì, un po' volevo solo dire una cosa. Ricorda vagamente. Che volevo dire? Stata, che volevi dire? Con accuse se è stata diverse. Portata con i ceppi, qual è il problema? Cosa è successo così? Padre dice che, il padre dice che quei ceppi no, lì, padre, ho letto l'altro giorno, diciamo l'altro giorno, vergogna, il padre però il padre dice, per esempio, al di là della vergogna, diciamo, dell'immagine, che però lei ha approvato, cioè ha detto di sì alla ripresa delle telecamere, ma a parte questo, il padre dice certo, che quei ceppi lì, che quelle catene, che quelle catene che non sono messe in quel momento lì, ma sono messe ore prima e provocano dei problemi alle gambe, cioè nel senso in qualche anche, modo scorticano le gambe. Hai visto come camminava Sara la ragazza? Sara da Roma. Io sto portando le parole del padre. Sara da Roma, dimmi. Ciao, io volevo dire una cosa a Parenzo, sì, che ieri se l'è presa con i poveri vecchietti tedeschi, a parte il sì, fatto che un novantenne tedesco... Vabbè, ma era un'immagine, non terrore. Era un'immagine, ho il terrore. Vabbè, ma era ho il terrore. Ancora vivi all'epoca, credo ce ne siano pochi, ormai anche per fortuna aggiungerei, per vabbè, carità. Allora? Però volevo dire a Parenzo di essere un po' cauto, secondo me, con questi giudizi, perché visto il leccaculo che è, io non lo so se lui in un regime buonasera dittatoriale benvenuta, cara. Fermala. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è il mensile di divulgazione astronomica per tutti. Cosmo 2050, per esplorare lo spazio e comprendere la space economy. Cosmo 2050 è in edicola ad aprile con la luna di Giove, Io e i suoi vulcani, le eclissi solari in Italia e poi lo speciale sui viaggi interstellari attraverso i wormholes. Cosmo 2050 è in edicola, in digitale sull'applicazione e sul sito di abbonamenti.it. Con questo meteo non so mai cosa mettermi. Indossa il cashmere ultra fine di Falconeri. È ideale per ogni stagione. Falconeri, il primo cashmere 4 stagioni, da 149 euro. Scoprilo negli store e online. Sì, direttore, ho raccolto tutti i dati, credo. L'azienda è più green del... % e abbiamo raggiunto gli obiettivi di sostenibilità, ma ci mancano i numeri. Senza dati, come puoi avere la certezza di essere sostenibile? Scegli VAR Group per misurare, gestire e adottare piattaforme e tecnologie che rendono la tua azienda più sostenibile. Contattaci e scopri cosa possiamo fare insieme. Questa è VAR Group. Dal 14 al 17 aprile a Verona Fiere la 56esima edizione del Vinitaly, il salone internazionale dei vini e dei distillati. Dalle tendenze del settore alle nuove sfide della sostenibilità, la rassegna mette al centro la promozione dell'intera filiera. Radio 24 è presente a Vinitaly con programmi in diretta e puntate speciali dallo stand di Pasqua Vini. Venite a trovarci al padiglione 5 stand E4. Info su radio24.it. Sono le 19. GR24, il sole 24 ore. Gli ufficiali ucraini avvertono è alto il rischio che le linee del fronte crollino. Il segretario generale della NATO Stoltenberg propone un fondo da 100 miliardi di dollari. Stasera alla Camera il voto sulla mozione di sfiducia nei confronti del ministro Salvini, domani quello sulla ministra Santanchè. Appello di 14 scienziati, fra cui il premio Nobel Parisi, salvate il sistema sanitario nazionale. 19 candidature ai David di Donatello per il film di Paola
Cortellesi sulla violenza contro le donne, 15 per Io Capitano di Matteo Garrone. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Subito un aggiornamento sul forte terremoto che ha colpito Taiwan, il più potente degli ultimi 25 anni, di magnitudo 7.4 della scala Richter. Al momento si parla di 9 vittime e centinaia di feriti, forse 900, una settantina i minatori che restano intrappolati, ma le autorità riferiscono che sono al momento al sicuro. Sospesi per qualche ora i treni dell'alta velocità anche a Shanghai, ferme molte fabbriche di microchip, Cina e Stati Uniti si sono detti pronti a fornire assistenza. Ci spostiamo in Ucraina, dove alcuni ufficiali avvertono è alto il rischio che le linee del fronte crollino. Il ministro degli esteri Kuleba chiede che vengano consegnate al più presto tutte le batterie di Patriot disponibili nel mondo. L'umore dei comandanti ucraini è sempre più cupo. I russi hanno ricostituito le forze e per l'estate si preparano a lanciare un'offensiva che, secondo un gruppo di alti ufficiali ucraini intervistati dal quotidiano americano Politico, potrebbe riuscire a sfasciare la linea del fronte. Non è dato sapere dove punteranno, ma secondo una delle fonti ascoltate non c'è molto che a questo punto possa aiutare l'Ucraina. È priva delle tecnologie di cui avrebbe bisogno e l'Occidente non sembra averne abbastanza a disposizione. Per rinforzare le linee, il presidente Volodymyr Zelensky ha abbassato da 27 a 25 anni l'età del servizio militare obbligatorio e in qualche modo anche la NATO cerca di correre ai ripari. Al vertice dei ministri degli esteri dell'Alleanza si discute la proposta del segretario generale Stoltenberg, costituire un fondo di aiuti all'Ucraina per 100 miliardi, ma soprattutto togliere agli Stati Uniti il controllo del gruppo di contatto che finora ha coordinato le forniture di armamenti a Kiev. Il controllo passerebbe alla NATO stessa, in modo che il sostegno all'Ucraina non corra rischi, ha lasciato capire Stoltenberg, se in novembre non fosse Joe Biden a vincere le elezioni americane. Antonella Scott, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Medio Oriente si continua a trattare per una tregua a Gaza, ma pesa il raid israeliano di ieri in cui sono rimasti uccisi 7 operatori umanitari. Londra e Varsavia convocano gli ambasciatori israeliani e l'ultimo di tante richieste di chiarimento internazionale su quanto accaduto ieri a Gaza, quando 7 cooperanti sono stati uccisi da un drone israeliano che ha colpito l'auto su cui viaggiavano. Uno di loro, l'autista palestinese, è già stato sepolto a Rafah, mentre le salme degli altri 6 sono arrivate in Egitto, accolte da rappresentanti ufficiali dei loro paesi. Da Washington, il presidente degli Stati Uniti Biden accusa Israele di non stare facendo abbastanza per proteggere gli operatori umanitari. Nonostante le dure parole di condanna di Biden e l'opposizione di Washington ad un'operazione a Rafah, gli Stati Uniti ribadiscono però il sostegno alla guerra di Israele contro Hamas. Israele ha diritto di difendersi, ha detto il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca Kirby. Al Cairo intanto si è conclusa una nuova giornata di negoziati con Hamas che pone come condizioni il cessate il fuoco permanente, il ritiro globale completo di Israele dalla striscia di Gaza e il ritorno di tutti gli sfollati alle loro case. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Italia, con la pagina politica, si discute alla Camera sulla mozione di sfiducia al vice premier Matteo Salvini per i rapporti con il partito Russia Unita. Il voto è atteso in serata. Domani quello sulla sfiducia alla ministra Daniela Santanchè. La maggioranza accetta l'inversione dell'ordine del giorno alla Camera, si accelera quindi sulla mozione di sfiducia al vice premier Matteo Salvini, un dibattito dai toni accesi, soprattutto quando prende la parola Matteo Richetti di Azione, primo firmatario della mozione. Il problema è della Presidente del Consiglio dei Ministri, che continua ad andare in Europa, continua a dire che siamo al fianco di Zelensky, continua a dire che sosteniamo Kiev, e ha un vicepresidente del Consiglio con un livello di ambiguità che è la ragione per cui noi oggi voteremo convintamente la sfiducia al ministro Salvini. Da tutta l'opposizione si sottolinea il fatto che Salvini sia assente in aula, ma dalla maggioranza si fa quadrato e anche Forza Italia difende Salvini, così Paolo Barelli. Perché siamo qui a discutere sulla fiducia del ministro Salvini, che Forza Italia accorderà fiducia, al quale ministro Salvini Forza Italia accorderà convintamente la fiducia?
Il voto è atteso in serata. Seguirà poi l'altra mozione di sfiducia, quella alla ministra Daniela Santanchè. Opposizione compatta per Salvini, ma Italia Viva si sfila, non voterà quella Santanchè perché garantista. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il documento di economia e finanza che il governo presenterà entro il 10 aprile sarà quest'anno leggero, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti, ma con numeri interessanti, sono sempre parole di Giorgetti, sul fronte della crescita. La Commissione europea proporrà a breve la procedura per deficit eccessivo a carico dell'Italia e di altri 10 paesi. Una scelta scontata, ha spiegato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in audizione, visto che la sospensione del patto di stabilità è finita il 31 dicembre scorso. Ma il nuovo patto sarà definito in dettaglio solo nei prossimi mesi. Dobbiamo aspettare che cosa maturerà alla fine effettivamente come in termini di regole e prescrizioni. Il DEF di aprile sarà dunque leggero, senza la parte programmatica, ma con numeri interessanti, dice Giorgetti, probabile riferimento a una crescita del PIL migliore del previsto. In ogni caso le scelte politiche di bilancio saranno dopo l'estate, sia un'eventuale necessità di manovra correttiva per il 2024, sia le scelte sul 2025, a partire da come confermare i tagli fiscali di quest'anno da 20 miliardi di euro. Rispondendo ai giornalisti, Giorgetti ha poi affermato di non essere disponibile a fare il commissario europeo. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La corsa per la presidenza di Confindustria, si ritira Edoardo Garrone, spianando la strada ad Emanuele Orsini. Con una lunga lettera Edoardo Garrone comunica la sua decisione di ritirarsi dalla corsa per la presidenza di Confindustria. L'annuncio arriva alla vigilia del Consiglio Generale convocato per scegliere il successore di Carlo Bonomi alla guida dell'associazione. L'unico candidato resta così Emanuele Orsini. Secondo Garrone, dopo forti fratture e forti tensioni a Confindustria, non serve che un candidato possa vincere per qualche voto. Per una Confindustria forte occorre innanzitutto mettere un candidato nelle condizioni di potersi scegliere la propria squadra e la propria struttura liberamente, senza alcun condizionamento che lo renderebbe debole e ne sancirebbe il fallimento fin dall'inizio, scrive il presidente della ERG. La scelta di anteporre il fine alla persona mi impone di fare un passo indietro e di consentire ad Emanuele Orsini di trovare quelle condizioni ideali per guidare Confindustria senza condizionamenti in nome di un fine collettivo che è molto più importante di noi singoli, spiega Garrone. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo la frenata di gennaio, a febbraio il mercato del lavoro segna una nuova crescita dell'occupazione. Salgono le assunzioni stabili. Aumentano occupati e disoccupati, diminuiscono gli inattivi. È il quadro che ci consegna l'Istat per febbraio. Guardando al bicchiere mezzo pieno, rispetto a gennaio ci sono 41.000 occupati in più. L'occupazione, con un tasso poco sotto il 62% record di dicembre, cresce per uomini e dipendenti permanenti, cala tra le donne, i giovani fino a 24 anni, gli autonomi. Rispetto a un anno fa, oggi ci sono 351.000 occupati in più. In un mese in cui diminuisce il tasso di inattività, aumenta però anche il numero di chi un lavoro lo cerca e al momento non lo ha. A febbraio si registrano 46.000 disoccupati più del mese precedente e il tasso di disoccupazione sale di 0,2 punti al 7,5%. Viaggiamo un punto percentuale sopra la media dell'area euro a febbraio, ma soprattutto le note più dolenti continuano a riguardare i giovani. Il tasso di disoccupazione giovanile arriva al 22,8%, in crescita dello 0,7% rispetto a gennaio. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi l'incontro governo-sindacati sullo stabilimento Stellantis di Mirafiori. Delusi i sindacati che scenderanno in piazza a Torino il 12 aprile. Sentiamo Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM. È stato ribadito che l'obiettivo che noi ci dobbiamo porre è quello di arrivare alle 200.000 auto prodotte in quello stabilimento, perché assolutamente è il limite minimo che noi dobbiamo raggiungere per saturare lo stabilimento, e quindi anche il fatto che l'azienda abbia avuto un approccio a dir poco imbarazzante a questo incontro chiaramente non ci soddisfa. Appello a difesa del Servizio Sanitario Nazionale da parte di 14 scienziati guidati dal premio Nobel Giorgio Parisi.
Fare a meno del servizio sanitario pubblico non è possibile. Il sistema è in crisi, sottolineano i 14 scienziati. Alcuni indicatori arretrano, l'accesso ai percorsi di diagnosi e cura è diventato sempre più difficile. Sono in aumento le disuguaglianze regionali e sociali. Si può lavorare sul piano organizzativo, aggiungono, ma la vera emergenza è adeguare il finanziamento agli standard dei paesi europei avanzati. La media è l'8% del PIL. L'Italia nel 2025 destinerà poco più del 6%, meno di 20 anni fa. In termini assoluti, la Germania è il primo paese nell'Unione per spesa sanitaria, quasi 466 miliardi di euro nel 2021. Segue la Francia con circa 308 miliardi e poi l'Italia con 168. È urgente e indispensabile intervenire, perché una sanità che funziona non solo tutela la salute, ma contribuisce anche alla coesione sociale. Oggi, sottolineano ancora gli scienziati, è necessario un piano straordinario, soprattutto per il personale. Una sofisticata apparecchiatura si installa in un paio d'anni, ma molti di più ne occorrono per disporre di professionisti sanitari competenti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ha patteggiato un anno di reclusione la figlia dell'ex senatore Denis Verdini, Diletta. Si sarebbe spacciata per avvocata con una badante romena per seguirla in un processo di lavoro. Poi avrebbe scritto una finta sentenza dicendo alla donna di aver vinto la causa. A raccontare la vicenda era stato l'anno scorso la trasmissione Le Iene. L'ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales è stato arrestato al suo rientro in Spagna nell'ambito dell'indagine sullo svolgimento della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita. Gli agenti della Guardia Civile lo hanno aspettato all'aeroporto di Madrid, dove Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola, è sbarcato di ritorno dalla Repubblica Dominicana. Su di lui pendeva un mandato d'arresto spiccato in conseguenza di un'inchiesta per presunti contratti illegali legati all'accordo che ha portato la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita, con il format a 4 squadre e poi copiato anche dalla Lega Serie A. Indagine per far luce su eventuali mazzette, appalti truccati e riciclaggio di denaro. Fermato in aeroporto e interrogato, ora Rubiales attenderà il verdetto del giudice, che dovrà decidere sulla sua liberazione o sul trasferimento in carcere. L'ex capo del calcio spagnolo era finito al centro delle polemiche già la scorsa estate per un bacio non consensuale alla star della nazionale Jenny Hermoso sul palco della premiazione per il titolo mondiale appena conquistato. Costretto a dimettersi dalle proteste delle calciatrici con boicottaggio delle convocazioni, Rubiales era finito sotto indagine ed era stato bandito per 3 anni dalle attività della FIFA. Poi l'inchiesta sulla Supercoppa, che ha coinvolto anche l'ex stella del Barcellona Piqué, e ora il fermo deciso dalle autorità. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo aver sbancato al botteghino, il film di Paola Cortellesi C'è ancora domani guadagna ben 19 candidature al David di Donatello. Se vuoi sapere che c'hai in quella testa vuota, te. Che ho fatto? Sta zitta. Mannaggia. Tu pensa a portare i soldi a casa da una manasta incapace di tua madre. 19 candidature per il film di Paola Cortellesi sulla violenza sulle donne, 15 candidature per Io Capitano di Matteo Garrone. Volendo far morire, sì, un pleme. La storia del giovane migrante di Garrone ha purtroppo mancato l'Oscar, come sappiamo, ma insomma ha guadagnato, come dicevamo, 15 candidature, 13 quelle che vanno alla Chimera di Alice Rohrwacher, 11 al Rapito di Marco Bellocchio, 10 a Comandante di Edoardo De Angelis. La premiazione si terrà il 3 maggio. È tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberta Frisani. Vi lascio alla Zanzara. GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. L'occasione perfetta trova sempre la sua strada. Guida Volvo XC40 Mild Hybrid con noleggio a lungo termine a privati. Canone mensile a partire da 350 euro, 8.000 euro di anticipo, durata 36 mesi e 100.000 km inclusi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 al 30 aprile, riferita a XC40 B3 Mild Hybrid Automatico Essential Model Year 25, salvo approvazione di Arval Service Lease. Importi IVA inclusa, servizi inclusi e limitazioni su volvocars.it, sezione offerte noleggio. 5 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
ore 5%. Con degli interessi così non sentirai altro. Apri conto corrente Arancio e accredita lo stipendio. Hai il 5% per 12 mesi sul tuo primo conto Arancio. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale fino a 100.000 euro con attivazione di conto corrente Arancio e conto Arancio fino all'11 maggio 2024 o a esaurimento plafond. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it. Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. La Zanzara. Se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Però non c'è nessuno che dice che la marijuana che ci fumava adesso per strada è piena di merda, dentro ci fanno le grattate di vetro, ci buttano tutto lo schifo che c'è sta. Sicuramente una marijuana legalizzata sarà una marijuana più di qualità, giusto? Dillo a quei quattro coglioni, Crucia. Te, Cruciani, sei una merda. Parlare sempre di mangiare l'agnello a Pasqua. Tutto l'anno va mangiato, tutto l'anno! L'unico mio errore è che mi sono drogato. Allora voglio dire di nuovo a Fiorello, facendo risentire ancora quel suo passaggio, voglio dire a Fiore, all'ottimo Fiore, Parenzo dice non attaccare pure Fiorello, ma io non mi posso esimere, caro David, non mi posso esimere da questo attacco, perché lui è una persona italiana. Lui puoi è fare è straordinario, però se uno prende un argomento, la droga, e dice oh, allora però poi non puoi dire la droga fa male, grazie al cazzo la droga fa male, ma che ragionamento è? Mi aspetto altro dal signor Fiorello, non mi aspetto che dica, mi aspetto una cosa più ragionata, raffinata, da intellettuale, perché è un intellettuale, io lo reputo un intellettuale, lui metterà mano alla pistola, però io lo reputo un intellettuale, signor Fiorello, ma non può dire, come avete sentito, ragazzi, drogarsi fa male. Anche perché, ripeto per l'ennesima volta, tutti questi appelli continui a non drogarsi, che cosa hanno prodotto fino adesso? Andiamo a vedere gli appelli, le campagne antidroga, che hanno prodotto? Hai qualche risultato sotto mano? Che cazzo hanno prodotto? No, dicono che i giovani si drogano sempre di più. Ci sarà un motivo. Evidentemente queste campagne non producono una fava. Poi uno dice le deve fare per forza. E vabbè, d'accordo, lo facciamo. Dopodiché, seconda cosa, ma adesso vi faccio ascoltare il pezzo incriminato, beh, non puoi dire che da marijuana, dall'erba si passa alla cocaina, no. Dai su, no, questo non, questo dai non. Anche tu con tutta la pacatezza del caso parenziana puoi dire tranquillamente, caro amico Fiorello, caro amico Fiore, non si passa dalla marijuana alla cocaina. Caro amico Fiore, questa volta mi permetto di dire che secondo me è improprio, totalmente improprio. Detto alla Parenzo, dai, dillo alla Parenzo, totalmente improprio. Assimilare la cannetta del fine pasto, chiamiamolo così, sì, o della buonanotte, sì, con l'utilizzo delle droghe pesanti. È a mio modestissimo avviso assolutamente piuttosto improprio. Ecco tutto. Traduzione crucianiana di questa posizione di Fiorello è molto semplice. È una enorme cazzata. Questo è il punto. Ma risentiamo. Meno, posso dire? Sì. Meno ci si droga e meglio. Allora, comunque ricordiamo, è droga. La droga è droga. L'erba è droga, il fumo è droga. E da lì ad altre cose. Questo bisogna dirlo per i nostri figli. Per i nostri figli, diciamolo, Per i nostri figli. Sempre molto così. Sì, dai, ma questo manco ad Inolfi, ma questo manco ad Inolfi. Poi ancora c'è l'altro pezzo, qual era quello sul collo? Pazzesca. Paolo da Firenze, vai. Comunque Paolo, quella è la RAI, cioè sarebbe strano che dicesse il contrario. Ma mica devi RAI dire viva la droga, ma non puoi manco dire la droga è droga. Dai. Questo che c'entra? Questo è del tempio. Questo è del tempio, dai. Paolo da Firenze, vai. Paolo.
Animale! Eccolo qua. Bestia, uomo primitivo. Dimmi Paolo, dimmi. Ma te sai quale differenza c'è fra il CBD e il THC? Sì, imbecille. Sì, sì, allora, sì, la marijuana non è hashish, capito? Sì. La marijuana sono i fiori. Sì, sono i fiori. Dunque? L'hashish è la resina all'interno del fiore. Vabbè, dunque, allora, che vuoi dire Paolo? Non ho capito, andiamo al sodo. Che in Germania hanno approvato queste tre piantine di marijuana. Sì. Marijuana che te, che non hai mai usato un cazzo, no, nulla, ti metti sul trono e spieghi te. Fiorello ha passato 2 anni di merda con la cocaina. Ma che c'entra? Ma che c'entra? Cioè, sei ma cosa c'entra? Che c'entra con la marijuana? C'entra perché il 50% passa dalle droghe cosiddette leggere, che non lo sono più, alle droghe che pesanti. Non lo sono più. Senti, alle Paolo, droghe pesanti. Senti, tu sei, capito? Tu sei, capito? Passa, tu, sei, senza, no, tu senza drogarti sei già drogato di tuo, cioè sei, no, già. Ma io sono solo molto più colto e intelligente. Senti, Paolo, di te, che sei un imbecille. Questo, Paolo, capito? La sostanza, parli di cose che non la sostanza conosci è un'altra. E la poi volevo dire a Valentino che ieri pure parlava dell'aborto, che lui è l'unico caso di un feto surgelato che ce l'ha fatta, cioè è tornato in vita. Dice di me, dice di capito? Me, capito? Sì, di te. Paolo, fatte una canna che mi sta conosciuto. Mi consenta, Paolo, mi consenta. Se lei adora avere nel suo frigorifero dei feti surgelati, io ti conosco. Ma se lei vuole surgelare dei feti, ma che le devo Parenzo, ti conosco, ho fatto un viaggio con te, capito? Con il torpedone, quando te abitavi ad Orgia, dove abitavi? In provincia di Siena. Ad Orgia, quella Orgia. Che avevi? Ma come ti permetti? Ad Orgia, ma come ti permetti? Ciao Paolo, ciao. C'è un paese che ci chiama Ferruccio da Torino. Tra poco vi faccio sentire l'incredibile scontro tra Salis e Senaldi, il padre della Salis, che gli ha preso. Padre della Salis, che per carità può dire tutto il contrario di tutto, la figlia in galera, gli ha presa la parenzite, cioè querela chiunque, vuole querelare chiunque. No, benissimo, ma, per carità, dice, ma ho capito, dice addirittura dice a cosa, non sapendo anche lui il senso dello spettacolo, non sapendo che una trasmissione viene registrata, cioè non è che c'è bisogno di chiedere in quel momento a Floris dammi il pezzo RVM, quello poteva dire Berlusconi una volta. Perché, cioè, dice mi dia il pezzo, la clip, mi dia la clip. Ma che cazzo dà la clip? Lo dico sempre. Ma vai a prendere dopo il coso. Ma sì, ho capito, sì, ma che sì dici, vai la clip? Non c'entra ma niente la clip. Che i miei avvocati registrano anche in questo momento, stanno registrando la puntata. I miei avvocati. Ecco, intanto c'è il Cobra, ti dico subito che è arrivato il Cobra. È arrivato che il signor Cobra. Che cazzo è? Il mitico Cobra dietro. Ma che cazzo è il Cobra? È il manager di Filippo Di Leglio, il grandissimo Cobra. Che mi sono rogato. È riduttivo, diciamo, è riduttivo. Signor Gianluca. Detto il Cobra. Che dire grande tifoso dell'Inter è un eufemismo, diciamo, no? È anche il dire cobra. Poco, diciamo. Signor Cobra, poi una il volta cobra, se vuole, nel futuro ci spiegherà proprio perché il Cobra. Non deve essere una cosa, niente, diciamo, né di lui né dei suoi. Cioè, non deve essere una cosa pacifista, diciamo. No, non credo che sia il Mahatma Gandhi, il signor Cobra. Non sia stato. No, adesso uno una persona. Il cobra, adesso è una persona tranquillissima, posata, moderatissima, sì, eccetera, eccetera. Nel passato non era proprio il Mahatma Gandhi, diciamo, no? Comunque, ognuno fa quello che vuole. Un personaggio degno delle persone che rappresenta, diciamolo. Ma no, perché vuoi, ciò che ha fatto? Ferruccio da Torino, vai, Ferruccio, dimmi. Ciao. Dimmi Ferruccio. Pronto? Sì, dimmi Ferruccio, dimmi. Cruciani, allora, senti, ho chiamato perché ieri ce l'avevate con quel tizio che ha detto che è normale, giusto, lecito picchiare i neonazisti e vi siete scandalizzati perché ha detto allora. No, non ci siamo scandalizzati di nulla in questa trasmissione. Lo scandalo non esiste in questa trasmissione. Il signore tornerà domani alle 11 da me, ecco, sulla sera. Sì, l'hai già detto, io però adesso non dobbiamo ripetere. Quindi diciamolo ancora senza problemi. Neofascisti ed estremisti di destra vari. Sì.
è normalissimo, perché sono loro i primi a essere contenti, perché è gente che per mentalità però un ragionamento loro... che ci può stare pure, dimmi. Sì, nella loro mentalità la violenza è il pane quotidiano. Sì, ho capito, quindi amico se mio, però... tu li vai a picchiare una sì. volta gliele dai, una volta no, le però danno questa loro. È la barbarie, amico mio, questa è la barbarie, no, che appartiene a un'altra epoca che non esiste più, ne che non ho esiste. Conosciuti e ne conosco, ma il problema è un altro, è gente che non vede l'ora di menare le mani, può quindi essere, se qualcuno va a cercarli con le spranghe loro sono contenti. Questo può essere, però è meglio evitare le spranghe, è meglio portarli in tribunale, i neonazisti vanno portati in tribunale. Però, sì, ma perché a parte che, posso dirti una cosa, con la stessa moneta devi fare come loro, oppure non li vai a cercare se non vengono a cercare. Però scusami loro. Ferruccio, il problema è un altro, il problema è un altro, lo ripeto per l'ennesima volta, il signor Christian Raimo, che ha tutta la mia stima, la mia assoluta stima, come direbbe Parenti, io veramente voglio bene a Raimo e passerei il 25 aprile passerei il 25 aprile insieme a Christian Raimo invece che a Radio 24. Il punto non è questo, il punto non è questo. Se al posto di Raimo ci fosse stato un signore, ci fosse stato un signore di destra, anche moderato di destra, che a un certo punto nell'impazzimento più generale dice: beh, io sai, nei confronti di uno dei centri sociali eccetera ci vogliono le spranghe, secondo te, professore a scuola, secondo te cosa sarebbe accaduto? Interrogazioni parlamentari, lo vogliono cacciare, ma uguale. Non è succede niente, tant'è che domani tornate in televisione in pompa magna, cioè ci mancherebbe in pompa altro. Magna, in no, pompa ma per dire, non torna nessuna base. Ragazzi, diciamoci la verità, siccome appartiene al mondo della sinistra, anche se è una sinistra un po' estrema, non proprio del PD eccetera, signor Christian Raimo, Christian Raimo è portato su un palmo di mano da tutti, perché dicono: vabbè, con i nazisti però ci vogliono le spranghe, bisogna menaglie. Una volta pure Sansonetti, il tuo amico Sansonetti, ha detto: se io incontro un neonazista, a parte come fai a riconoscerlo per l'ennesima volta, come fai? Adesso Ferruccio ci può dare delucidazioni. Ferruccio, come si fa a riconoscere un neonazista? Io non lo so, francamente. Sì, uno che i neonazisti, quelli veri, quelli sono fieri di esserlo e te lo dicono. Cioè, sì, magari hanno le figlie, hanno i simboli. Ad esempio, quello che tu inviti spesso ogni tanto in studio, il signor Lo Cicero, no, per non fare è neonazista, un non credo che sia neonazista. Beh, un fascista, un ultra violentissimo. Ma già stai distinguendo tra neofascisti. Ma che vuol dire? Basta frequentare gli ambienti degli stadi, delle curve, li trovi lì. Ho capito, ma che vuol dire? Ma è una follia, dice, andiamo a picchiare quelli. Ma è una cosa di barbarie. Io ho fatto 55 anni. Ciao. Mario da Milano, vai, Mario. Che, c'è scritto qua, Mario da Milano, nome finto perché è un ex spacciatore albanese. Dimmi, Mario, dimmi. Mario, sì, c'è scritto ex Pronto. Spacciatore albanese che è stato in galera, almeno così leggo, no? Giusto? Sì. Dimmi. Ma stai parlando con nome finto, hai camuffato la voce? Esatto. Vabbè, e camuffa sta voce, che ti devo dire? Ma nessuno ti verrà a cercare. Cantozzi, comunque, è lei? Dimmi, Mario, dimmi. Io posso essere d'accordo con tutti i discorsi che fai tu, Cruciano e Giuseppe, no? Dimmi. Però che mi parli della droga è un sbaglio non grosso, ma grossissimo. Se io ero un ministro, qualcuno, mettevo la pena di morte per tutti quanti. Cioè, anche per te, dunque. Un po' esagerato. Anche per te. Morte, forse. Sì. Sì, ma in Cina, in Cina la pena di morte mi fai finire le persone che si drogano, sì, che fanno le canne, vanno recuperate. Ma chi te l'ha detto che vanno recuperate? Ma che sei matto? No. Ma queste le recuperano, questo a casa di Giovanardi vanno recuperate, a casa di Gasparri, no. Ci sono le strutture, ci sono le comunità. Ma chi te l'ha detto che uno che si fa le canne deve essere recuperato? Ma questo è passato. Questo è passato dall'essere spacciato. Ma che spacciavi tu, scusami? Che spacciavi? Ma caramelle tutto, o spacciavi? Pure l'eroina, adesso dai lezioni, tutto. Spacciavi eroina e cocaina, adesso dai lezioni sul fatto che... Non sto dando lezioni, ho sbagliato, mi sono pentito e chiedo il perdono al Signore, al Gesù. Vabbè, chiedi perdono pure a Gesù. A Gesù, alla perché giustizia devi chiedere a Gesù. È la morte, smettila, non rompi i coglioni, è la morte. Allora, aspetta, amico mio, dunque. Finisci. Ma che sei, Fiorello albanese, che dice che la droga fa la droga, sono fa male, dai. Sono d'accordo con Salvini con questo discorso, è la morte. Ma sì, ma tu puoi dire tutto quello che vuoi, ma che cosa è la morte? No. La canna è la morte? La canna, l'eroina è la morte, certo. Ma perché la canna di per sé non ha mai ucciso nessuno, però. Tu che sei uno spacciatore lo dovresti sapere, ma è una cazzata colossale, non è vero, anche gli ubriaconi, anche quelli che hanno un problema con l'alcol iniziano con la birretta, che cazzo vuol dire? È diverso, si comincia così con la droga, i carabinieri rischiano la vita per recuperare.
telefono, dammi retta a quello che sto dicendo. Scusami, io. Scusami, signore, quanto hai fatto in galera, Mario da Milano? Tanti anni. Tanti. Perché era un narcotraffico. Tanti anni. Ma non è che bisogna essere narcotrafficanti, basta avere. Mi sono pentito, chiedo scusa a tutti, chiedo scusa al signore. Avrà fatto anche dell'altro, però oltre che a spacciare, figurati. Fermi tutti, fermo là anche tu. Let's go! Da MediaWorld è tempo di Spring Party, perché la migliore tecnologia sboccia in primavera. Fino al 14 aprile, smartphone Samsung Galaxy S23 256 giga a soli 729 euro. Approfittane in negozi online. MediaWorld, let's go! Maestro Ciccio. Signora Mara, mi dica. Ho pensato a quello che mi hai detto. Che in poltrone sofà c'è un risparmio fino a 1000 euro sulla collezione Mara? Proprio quello. E? E mi hai fatto venire voglia di un altro divano, caspiterina. Ma l'ho appena preso. Beh, fino a domenica sul resto della collezione il ritiro dell'usato è gratis. Mi dici come faccio a dirti di no, Andrea? Mi ha chiamato col mio nome. Ah, ti chiami così? Beh, mica ho fatto apposta. Poltrone sofà, solo divani di qualità. E opla. Verificare modelli a disponibilità in negozio. È tempo di agire. Dal 9 all'11 aprile alla Fiera di Bergamo ritorna la terza edizione di Waste Management Europe, evento internazionale sull'economia circolare e la gestione sostenibile dei rifiuti. Scarica il programma, organizza e incontra aziende da tutto il mondo per collaborare e innovare insieme. Iscriviti ora con il codice Sole 24 ore e risparmia sulla tariffa delegati. Registrazioni aperte su wme-expo.com. Non mancare. Chuck ristora azione. Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora. Stop, buona la prima. Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto. IVA inclusa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Borse in diretta. Buonasera, chiusura in rialzo per Piazza Affari con il FTSE MIBA più 0,45% in linea con le altre borse europee. Francoforte chiude le contrattazioni a più 0,50%, Parigi in lieve rialzo dello 0,29%, Londra chiude poco sopra la parità con più 0,030%, la migliore piazza europea è Madrid che chiude in rialzo dello 0,52%, in tutta Europa gli acquisti sono spinti dalle banche. Procede positiva anche Wall Street, l'indice Dow Jones più 0,13%, Standard & Poor's 500 più 0,37, Nasdaq più 0,52, euro su dollaro 1,08,33, è tutto. Mamma, mi racconti una fiaba? Farò di più, ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato, un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere. Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre? Sempre dove stai tu, amore mio. Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici. Squarna? A Scarna? Usguarna? Non importa come lo dici, conta quello che fa e come lo fa. Il robot tagliaerba Husqvarna rende il tuo prato perfetto ogni giorno in totale autonomia e senza emissioni. Vai sul sicuro. Oltre 3 milioni di persone lo hanno già scelto per l'affidabilità. Comunque si dice Husqvarna ed è in offerta. Visita husqvarna.com. Il Salone del Risparmio. A Milano, il 9, 10 e 11 aprile. Il più grande evento europeo dedicato al risparmio e agli investimenti. 7 percorsi tematici per capire come investire negli scenari globali, alla ricerca di nuovi equilibri. 14esima edizione del Salone del Risparmio. A Milano, il 9, 10 e 11 aprile. Il futuro ha un grande futuro. Iscriviti, è gratuito. La Zanzara. Studenti che manifestano vanno bastonati, invece i neonazisti e i neofascisti vanno difesi, non bisogna picchiarli. Cruciani, finalmente ti sei schierato e ti sei rivelato quella merda che sei. Fascista?
Sociani, sento gli ascoltatori che dicono che si può picchiare un nazista, un fascista prendendolo a sprangate. Chiedo per un amico, si possono picchiare anche i negri? Perché anche loro fanno schifo. Mi piacerebbe, dice questo mio amico, uscire e poter prendere a sprangate un negro. Vorrei sapere da Parenzo se è possibile fare anche questo. Ciao Cruciani, chiedo per un amico, Molto bene, adesso vi faccio ascoltare questo straordinario come chiamarlo? Questo litigio, diciamo, questo litigio di cui vi ho già parlato tra il padre della Salis e Senaldi, il signor Senaldi, caro Parenzo, il signor Senaldi. È inutile dire che io sono dalla parte di Senaldi. Della Salis, no, il padre della Salis ha tutto il diritto di arrabbiarsi quando vengono dette cose improprie, sì, sulla figlia che è detenuta. Ma che è sta cosa? Sta querelite, io querelo e lo querelo domani mattina. Ma che è? Ma è una discussione. Roberto, l'ingegnere Roberto Salis già è disperato per le condizioni in cui vive la figlia. Ma questo nessuno dice. Non è che viene costretto ad andare in un talk show, non è che lo portano a forza con le catene in un talk show, e si espone al per tenere una luce accesa sul caso, se non ma più accesa della Schlein che la vuole candidare. Mamma, non c'è nessuna candidatura. Se non avesse messo il suo dolore di fronte alla telecamera, personaggi e personaggetti come te e Similia avrebbero detto chi se ne frega della Salis. Dovresti dire grazie Roberto, grazie ingegner Roberto Salis per la testimonianza che ogni giorno fai e che ci ricordi il dramma delle carceri ungheresi. Questo dovresti dire. Voi volete che la Meloni negozi con Orban, questo è il punto, negozi con Orban sopra il sistema. Comunque Salis Senaldi, vai. Sentito cosa diceva Pietro Senaldi? Sì, volevo chiederle se mi può mandare la clip, che così domani provvediamo a querelarlo. Querelato Senaldi, perché? Vabbè. Mi piace l'applauso, complimenti. Allora, questo è chiaramente l'annuncio della querela, ma che cosa aveva detto Senaldi? Sentiamo. Io ricordo di questa conferenza, o non so, comizio, in cui Santanchè diceva: se è fascista vuol dire essere questo, allora io sono fascista. E poi dall'altro lato c'è Ilaria Salis, che è andata a manifestare contro i nazisti, contro i nazisti. Aspetti, Senaldi. I've had enough. Di Senaldi, che cos'è? Qual è la frase di Senaldi in cui dice qualcosa? Me la mettete per favore, la frase di Senaldi? A chi ha spaccato la frase, testa? La frase di Senaldi ha spaccato la testa, questa qua, benissimo. Ho capito, ma non è che se uno dice accusata di, ma ragazzi, ma di che parliamo? Dai, su, intanto applauso al grande pubblico che c'è stasera qui. Applausi. Molto bene, venga lei da qua dietro, venga lei, perché ci sono rappresentanti del popolo che cammina, diciamo, del popolo che si muove. Lei come si chiama? Michele persone. Ferraudo. Michele Ferraudo, che fa di mestiere, tutto vestito in questa maniera oscena, diciamo? Rappresentante di naste modulari per impianti di imbottigliamento. Grande rispetto, ovviamente qui siamo nel tempo di Confindustria, dunque scusi, quella l'azienda, non voglio sapere il nome perché non vogliamo fare marchette, ma esattamente quella dizione, rappresentante di nastri modulari per impianti di imbottigliamento. È una cosa incredibile, nastri modulari di impianti di imbottigliamento, cioè è il fulcro dell'azienda italiana, cioè questa è Confindustria, è il rappresentante che sta per strada e ascolta sempre la zanzara. Esatto, assolutamente, lei sempre la zanzara, che sarà solo zanzara. Molto bene, lei sarà licenziato ovviamente perché è venuto qua senza aver detto lavorare. Nulla senza, no, esatto. Sono qua con il mio titolare, col suo titolare, addirittura pure il titolare è tutto finito, cioè, avete chiesto mezza giornata. Esatto, sì, io arrivo da Bologna, cioè hanno chiesto mezza giornata per venire qua. Questa è Confindustria, zanzara. Questo è il lavoro italiano, questo è il lavoro, ringrazio, grazie. Si vesta meglio perché è veramente una cosa oscena, grazie. Musica. Allora, Simone da Matera, perché credo che ci voglia parlare di una cosa. Mi hanno trasferito per i capelli, c'è scritto sotto, no? Simone da Matera. Perché... magari col cazzo, Crucio, cioè? Magari. Praticamente mi volevano trasferire se non mi fossi tagliati i capelli. Qui c'è anche uno che è in pensione dall'INPS, vi dico solo questo. Cioè, c'è anche uno tra il pubblico che è in pensione dall'INPS. Milioni di italiani sono in pensione dall'INPS, benissimo. Chi è che non è incazzato con l'INPS in Italia? Un sacco di gente è incazzata con l'INPS, penso, no? Per connettersi, con tutto il rispetto per le autorità civili, politiche e militari dell'INPS, per carità. Simone, dimmi.
No, semplicemente mi hanno trasferito e mi hanno detto che o ti tagli i capelli o ritorni dove cazzo stavi. Io avevo i capelli lunghi, porca la puttana, ma che siamo nel fascismo veramente? Ma quando mi è che ti hanno detto questo? Quando ma è che ti hanno detto? Detto? Quale lavoro fa lei? Non ho capito. Ovviamente scherzavo sull'INPS prima, perché c'è questo qua, perché qualcuno già comincia a farsi rodere il culo, naturalmente, dice un sacco di gente è incazzata perché magari riesce a connettersi male, eccetera. In generale perché la gente è sempre incazzata per questo, non perché c'è una ragione per incazzarsi con l'INPS. Sai, qualcuno potrebbe sempre capire male qua. Dimmi Simone, allora perché, che è successo con i tuoi capelli? Io avevo i capelli lunghi e per una legge degli anni 20, che non è nemmeno una legge, un regolamento praticamente, parliamo degli anni 20 del 1900, quindi epoca fascista, dovevo per forza tagliarmi i capelli per una questione di decoro, quando io comunque me li curavo. Vabbè, ma alcune aziende vogliono, questo lo si sa, vogliono, per esempio Berlusconi diceva sempre io voglio i miei dipendenti, poi ovviamente non succedeva nulla, non succedeva niente poi concretamente se non lo facevi, però diceva questo a uno. Taglia di capelli senza tatuaggi, eccetera, eccetera. Ma che male c'è andare al lavoro con i capelli puliti, vestiti? È una adesso che di sei diventato verso i colleghi. Fanno bene, nessuno sta dicendo no, bene, Parenzo, non trasformare le cose come non dovrebbero essere. Non ho detto che andavo con i capelli sporchi, andavo comunque con i capelli puliti e ben curati. C'è una questione di rispetto anche verso i colleghi, per cui ad esempio un conduttore radiofonico strapagato che fa una trasmissione dalle 18.30 alle 20.45 e che ogni giorno ripete che non si lava e si chiama, è una conduttrice, si chiama Giuseppe Crugiani. Ah, perché tu ti adegui questa al codice di Trento, radiofonica, sì. Codice di Trento, sì. Questa conduttrice radiofonica fa un torto non tanto a se stesso, ma crea un danno ai suoi colleghi di lavoro, perché arrivando sporco e puzzolente danneggia il luogo di lavoro. Quindi sì, ci vuole un dress code che imponga la doccia, ad esempio. Vabbè, ciao Simone. Ragazzi, vi faccio sentire, prima di presentarvi ovviamente Daniele Capezzone, vi faccio sentire Daniele, tre cose su cui parlare. Aspetta. Allora, la prima cosa è facciamo molto risentire bene, ancora una volta, se non l'aveste sentita, la roba di Fiorello, perché quanti di voi qui se fanno le canne, ditemi la verità tra il pubblico che è presente. Non mentite. Vabbè, se troppo facile. Parenzo ha detto che qualche volta tu te fai le canne. Sicuramente lui fa il giardiniere. Sì, questo fa il giardiniere, a voglia, c'è una faccia da cannarolo, uno che se fa almeno due canne al giorno, sicuro al 100%. Matematico. Comunque Fiorello, io ormai sono anni. Fiorello e le canne, la droga che fa male. Di nuovo, vai. Meno, posso dire? Sì. Meno ci si droga e meglio. Comunque ricordiamo, è droga. Questo è Salvini. L'erba è droga, il fumo è droga. E da lì ad altre cose è un attimo. Questo bisogna dirlo per i nostri figli. No. Per i nostri figli. Diciamolo, è sempre molto così. Sì, dai, fumiamo, tanto fa niente. La seconda cosa è la signora Carla Bruni. Ora ragazzi, la signora Carla Bruni, se fosse stata un'altra, l'avrebbero impiccata. Siccome è una donna de sinistra, della sinistra, come dire, precisina, per gli altri è sempre sinistra. Una battuta. Ma Carla Bruni è sposata con Sarko, che non mi sembra essere un esponente del Partito Socialista Francese. Ma Sarkozy, che c'entra? Dai, su. Lei è di sinistra. Sentite questa cosa qua. Lei. Se mio marito si innamora non lo sopporterebbe neanche lui. No? Certo, e mi scusi se glielo poi chiedo, poi l'ammazzo, quindi dopo abbiamo più problema alla radio. Taglio la gola, quindi dopo vado in prigione, ma poco, perché crimine passionale, 6 anni, glielo dico, dico io ti taglio la gola, poi vado in prigione qualche annetto, non poi tanto, poi esco e faccio vedova allegra. Tagliare la gola se uno viene tradito. Lei quanti anni ha, signorina? 23. Come si chiama? Ottavia, che fa nella vita? Studentessa di giurisprudenza. Molto bene, proprio capita, proprio a fagiolo. Lei, se subisse un tradimento, quale reazione avrebbe nei confronti del suddetto compagno, del suo fidanzato, se ce l'ha? Sparisco, non mi faccio più vedere. Cioè, avrebbe degli istinti omicidi, potrebbero venire degli istinti omicidi o no? No, perché... Ah, lei sparisce, lei non perdona? No, non, quello no. Non perdonerebbe, cioè il tradimento fisico o quello mentale? Ma non esiti, poi, alla insomma radio, dipende, però tendenzialmente sparirei, no? Sparisce, non perdonerebbe mai un tradimento. No. Cazzo, sono diventati tutti monogami. Grazie mille, arrivederci. Daniele Capezzone, buonasera. Ecco, come andiamo? Molto bene, molto bene. Un applauso anche dal pubblico. Ma quindi la
Alda De Usanio è entrata nel corpo di Fiorello, perché quando Pannella le portò una cosa di hashish, lei è la morte, è la morte. Ma Fiorello, ma pure tu, ma ti abbiamo applaudito, e c'è un campione libertario e mi fai Don Mazzi così. No, le droghe, ma sembrava diciamola lo spacciatore, tutta, non, ma lo spacciatore tutta di prima che ha chiamato, dice: io ho fatto lo spacciatore, sai, ma la droga fa tanto male. Ma c'è sta pia per culo, scusa. Dici, io ho l'esperienza. Usate libero per farvi le canne, diciamola tutta, usate la carta di libero, sociale. No, invece io per riprendere il tema che tu, Davide, hai lanciato prima, volevo, siccome a me piace molto il tuo numero, col mio avvocato ti leveremo le mutande, no, ce lo puoi fare il numero, col mio... ti porto via tutto, no, tutto quel poco, usa, che ti hai. Prego, leveremo le mutande, ti leveremo, siccome anche prima ponevi una questione igienica, basta cambiare, ti laveremo le mutande, devi dire ad alcuni interlocutori, no, ti laveremo le mutande, e svolgi un'attività sociale. Però scusami, adesso al di là della questione di Fiorello, io ho una domanda fondamentale, ecco, ci sono alcune notizie che sul quotidiano libero, sul tempo e su il giornale non troverete mai, e la notizia è questa: c'è un deputato della Lega che si chiama Angelucci che a Montecitorio è sostanzialmente un fantasma, la trasmissione chi l'ha visto lo sta cercando da giorni, ha il 99,8% di assenze. Allora vediamo un attimo, avete mai trovato una riga sul giornale libero? L'avete... ma risposta, tu che hai la schiena dritta così, questa no, la dico, ma tu che hai questa schiena dritta, diciamolo insieme, Angelucci, no, fermo, vai, fermo, un fermo, po' fermo, più in fermo, aula, un attimo, diciamolo insieme, fermo un attimo, no, diciamolo insieme, no, fermo, Angelucci, fermo, quando diciamolo hai due minuti potresti andare mezz'oretta a Montecitorio, ma siccome mezz'oretta, sì, vero, mezz'oretta, dottor Angelucci, quando per favore, mi spieghi come mai il Corriere della Sera del dottor Cairo fa ogni giorno una pagina sul Torino del dottor Cairo, e il dottor Parenzo non dice mai un cazzo su questa cosa, anche sulla gazzetta, frega, oppure ma ci mica, vuoi ma mica vuoi un deputato, parlare, ci ma parlare, il dottor Cairo non è parlamentare, no, ma tu sei sempre stronzo, ma tu sei sempre stronzo, parlamentare o non parlamentare, poi vuoi parlare del neo presidente di Confindustria, a 5 minuti di tempo, dacci questa prova di coraggio, fai un gesto eclatante, di che i prosciutti del nuovo presidente di Confindustria non sono 5 minuti, no, ma che sei scherzato, 99,8% 99,8% di assenze, è anche troppo presente, io vorrei sapere io vorrei capire, su 365 giorni l'anno, il 99,8% vuol dire che è andato sostanzialmente una volta sola. Ecco, non andasse neanche quella volta, è perché stata, fa brutta figura. È stata sufficiente, perché è stata un'epifania e tu te lo ricorderai e ne parlerai e smettila. Beh, diciamo è anche vero che quella presenza non è particolarmente, non è stata notata come una presenza illuminante. Mi sorprende. Non lo so. Non lo è una cosa che è rimasta nella memoria di io personalmente della presenza o meno di Angelucci al Senato, dove cavolo è stato eletto, non me ne è mai strano che il libro non l'abbia mai scritto, Parenzo, di che parlerebbe di tutta questa, con tutto, ci sono tre guerre nel mondo in questo momento, c'è Gaza, c'è l'Ucraina e c'è il Mar Rosso, e Parenzo di che parla? Dell'editore Angelucci, capito? Le priorità di Parenzo. Musica, ragazzi, musica. Allora, però, al di là della questione, io credo che la perché Germania... il dottor Angelucci è come il cavallo alato di Libero, vola via dal Parlamento, no, sai che fa vola il cavallo... via! No, ormai lo dovresti sapere cosa fa il cavallo alato di Libero quando sente Parenzo, c'ha un bisogno, ed espleta il bisogno il cavallo alato. Scusami, ma al di là di questo, ha fatto bene la Germania a fare quella cosa là sulla coltivazione della marijuana? Sì, però posso dirti, io sono un vecchio antiproibizionista, poi ho saputo che siamo telepatici perché su questa cosa abbiamo cambiato idea. Sì, non sono più più per la legalizzazione, ma sono per la liberalizzazione, ognuno faccia quello che vuole, basta non fa del male agli altri, eccetera. Quindi, ok, beh, ciò detto, ma ti sembra la priorità in questo momento? Vabbè, ma che c'entra? Cioè, no, vorrei sapere se è la priorità. No, io ho visto una serie di parlamentari del PD, no, che stanno disperati, e cioè facciamo come la Germania, ma voi siete rincoglioniti anche senza canne. Cioè, quando vedo alcuni parlamentari, non occorre la canna, capito? Vanno al naturale. Vabbè, ho capito, però con questa cosa qui, la Germania. Con questa cosa
l'occhio, l'occhio del PD è l'occhio pendulo, capito? L'occhio pendulo. Poi la cosa un po' rallentata, periodare è in c'è. Tu dici, ma che te se fa? Quante canne te se fai? Cioè, no, no, niente, solo te verde. E ho capito, ma state già ridotti male, figliolo. Però scusami, non sarà la priorità. Però che male c'è a farsi tre piantine a casa? Non sarà la priorità, come non è la priorità di Angelucci di andare in Parlamento, vabbè. Però scusami. Vabbè, Davide, fate una canna e calma. Ma secondo, secondo te, perché il PD adesso non la candiderà? Perché la notizia di queste ore è che probabilmente non sarà candidato. No, non, comunque verrà candidato. Non verrà candidata la Salis, perché anche loro hanno un minimo di ritegno. Una che comunque, perché ma no, sarebbe dovrebbe... stato un trappolone. Allora io lo voglio dire da qui a Roberto Salis, che stimo. Sì. Che stimo, sarebbe stato un trappolone, perché no, nel caso in cui l'avessero candidata, avrebbero usato lei come figurina per tutta la campagna elettorale. Sì. Dopodiché, qui ci sono tanti amici in studio, alzi la mano. Secondo voi qualcuno dei caporioni del PD a nord, a sud, a est, a ovest si sarebbe messo a raccogliere preferenze per il proprio amichetto o per Ilaria Salis? Vabbè, quello no, beh, io credo. E allora che succedeva? La usavano e poi voti di opinione, però scusami. Ma tesoro bello, ma con i voti di opinione ci fai la canna di prima. Però posso dirti una cosa. Che accadde a Toni Negri eletto coi radicali. Però posso dire una cosa. Ma erano numeri piccoli, no? Per avere un eletto nel PD devi fa 80, 90, 100.000 preferenze. L'ultimo consigliere regionale ne fa di più. Sì, quindi era una presa per il culo tipica vostra. Però che fate i bei gesti gratis. Però posso dire una cosa. Anche qua, questi della legalità, eccetera, che comunque per me dovrebbe essere libera fino a... Scusami, sto prendendo un drink. Che drink stai mescolando? Lo spritz. Cioè questa qua c'ha comunque quattro condanne definitive, sarà per piccole cose, c'ha segnalazione autorità giudiziaria, e poi non è che puoi sventolare la bandiera della legalità. Ma dai, è accusata di avere partecipato, allora bisogna stare attenti con le parole, non di avere picchiato, ma di avere partecipato, di essere membro di un gruppo che andava a spaccare testa ai neonatisti. A proposito, che dici del signor Raimo, del professore? Signor Raimo, io professor... esprimo solidarietà ai suoi studenti, ma tu immagina di essere papà, te iscrivi tuo figlio, tua figlia, 15enne, 16enne, in un liceo, cioè, dice, ma tesoro, e chi ti fa italiano, latino e greco? Il professor Raimo, Madonna santa, capito? Madonna santa, diciamo, vabbè, di Dio. È andata, ci siamo giocati Giovanni, Francesca, capito? Cioè tu dici che, vabbè, questo non significa dire una cazzata, Raimo... dire una cazzata non significa essere un cattivo professore. Ma figurate tre ore, no, ma io non, no, attenzione, la cazzata è sempre globale, sì, la cazzata è globale, avere a che fare due ore con Raimo fa male alla testa, fa male ai neuroni, capito? Però, quindi è consigliare al 14enne tra una canna la sera a casa e due ore con Raimo, la canna a casa fa meno male perché l'effetto passa, capito? Musica. Una cosa non esclude l'altra. Allora, Carla Bruni, Carla Bruni, Carla Bruni. Pensa se lo diceva la Santanchè. Pensa se la Santanchè, sì, la Santanchè. No, se la Santanchè diceva io taglio la gola. Pensa se avesse detto che l'avete salvata. Pensa se avesse detto io taglio la gola. Sì. Avremmo avuto qua. Allora, pure Fiorello si sarebbe messo a lutto con la faccia. No, 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 queste cose non si dicono, queste cose non si fanno. No, no, no. Sì, però esempio giusto. La Santanchè che dice uno se mi tradisce, comunque se mi lascia per un'altra, io gli taglio la gola, tanto prendo pochi anni. La Santanchè immagina Concita De Gregorio su Repubblica, queste destre cattive, violente, sì, nasti, la gelosia nasty. Non esiste. Ma, esatto. Ma l'ha detto lei, lo dice che era una battuta. Ma come è legato? Ma l'ha detto lei, è una battuta. Ah, è una battuta? L'ha detto lei stessa. Lei l'ha detto. Tutto. Poi la Carla Bruni è di sinistra, non finale... mi risulta che sia della gauche. Ma il finale è sull'Università di Trento e sul femminile sovraesteso, perché qui rappresenta il top. Io ho sentito ieri la nostra amica di Repubblica, ma è svalvolata, ma che gli ha dato? Che gli hanno chiama dato? Tutti al femminile, sì, chiama tutti al femminile. Ragazzi, io voglio bene al presidente dell'università, al rettore dell'Università di Trento, che si chiama De Floriano. Scusa, ma se uno c'ha un pene, che cos'è? Maschio. Ecco, basta. È chiaro, il concetto è questo. Se uno c'ha la figa, è una femmina. Basta, no? Questo mi pare. Dopodiché, ognuno resta libero di fare quello che crede. Sì, assolutamente. Che ho detto una cosa scandalosa. No, lui dice che il linguaggio fino adesso è stato sostanzialmente troppo maschilista. Ma io dico che se Daniele Capezzone mi dicesse, chiamami Daniela Capezzone, ma è a me. Ma allora, scusa, ma allora se arriva un 14enne e dice, io amo i gatti, ma se arriva un 14enne a scuola e dice, io mi sento gatto, ma io chiamo lo psicologo subito per curare sto bambino, no? Non è che dico, no, rispettiamo
solo la sua percezione, mi sento gatto. Ma a siete scemi se si sente un gatto, scusa. Sì, ma ho capito, ma Davide, scusami un attimo, ma tu mi fate risentire la supercazzola del rettore, per favore, la voglio far risentire la supercazzola, la prima file che ho mandato, il primo file di De Florian, là, che si potrebbe anche giocare col nome con De Florian, ma non ci gioco perché altrimenti mi caccio. No, non si può fare. Allora, direttrice proposta, senti. Noi avevamo un regolamento prima che diceva che il direttore generale è proposto dal rettore, sentito il presidente. Ora abbiamo un regolamento che dice che la direttrice generale è proposta dalla rettrice, sentita la presidente. Non credo che faccia confusione. Beh, ragazzi, starei per dire che stronza. Però non lo posso, cioè, dire, non lo, ma, posso dire, non, ma lo posso dire una cosa, ragazzi, ma prima quando si diceva direttore, quando si diceva rettore, e indicava sia maschi che femmine, ma è la funzione, no, ma la funzione, io vado, la funzione. Al, ma lo sai che la Boldrini fece rifare tutti i cartellini alla camera, direttora, cose, cioè, c'è un delirio, un delirio, e Parenzo che applaude. Sì, no, Parenzo, ma non mi sembra una cosa, no, una cosa sembra, che va incontro alle esigenze. Ma va incontro a cosa? A un muro, andate incontro, a un muro. Grazie Daniele. Ciao, abbracci. Ciao caro. Stefano da Mantova. Hanno premesso che a un liberale come sottoscritto passa la voglia a sentir Capezzone di fare liberale. Detto ciò, questa è una cosa, una clausola anticapezzoniana, la tua anticapezzoniana, cioè, Montanelli si gira nella bara, te sta sul cazzo, e vabbè, ma nessuno ti ha chiesto né di Montanelli né dei liberali, cioè, vabbè, non è che sei rappresentante questo, dei liberali tu, vabbè un pochino sì, ma poi te lo cioè, lei dopo. Dalle patenti, lei c'ha l'ufficio patenti, lei nella vita c'ha l'ufficio patenti, lei rilascia, ritira patenti, c'ho il numero originale del giornale del 74, ma chi se ne fotte, aspetta un attimo. Ma non l'ha capito, lei l'ha letto, no, una cosa sola, io non fumo una sigaretta, non fumo e non bevo pochissimo. Domanda: se domani volessi farmi una canna, da chi vado a chiedere il fumo? Dallo spacciatore. Bene, questo è la prova, bravissimo, questo è un sillogismo classico che dimostra, bravissimo, è perfetto, promosso, dimostra questo, che io mi devo avvicinare ad un mondo che non vedrei mai in vita mia, e quindi la battuta di Fiorello non è sbagliata, nel senso che la canna oggi illegale avvicina ad un mondo che io non conoscerei, che è quello comunque dell'illegalità. Ma scusa, ma se tuo figlio ce va a coso, a genio del liberalismo, se tuo figlio, virgola, sbagliando, virgola, vuole prendere una cosa, ecco, anche parenti, allo stato attuale va dal nigeriano che gli dà della robaccia, no? Bene. Forse non sarebbe meglio creare una situazione nella quale non vada dal nigeriano che gli dà la robaccia, giusto? Oggi direttore, cosa faresti tu, Capezzone, se dovessi farti una canna? Andresti, no, allora, se fossi tuo figlio mi farei una pera più che una canna, diciamo, no, per la disperazione, capito? Per la sempre il crollo dei liberali con Capezzone rasenta l'intelligenza. Il problema non è quello, chi se ne frega di questa roba qua, stai dicendo una cosa che è una stupidaggine colossale, una stronzata. Il punto è impossibile impedire al nigeriano, come dici tu, se no i nigeriani se la pigliano, i congolesi, i marocchini, i tunisini, di spacciare. Dunque la valutazione se una droga è buona o no la può fare solo il consumatore, se fa bene o se fa male, purtroppo è così. Lo dice la chimica, Cruciani, la chimica che poi si prova sulla pelle. Io sono laureato in chimica, sulla propria... benissimo, allora quando vai a farti la droga, quando vai a comprarti una canna, il fumo, pesalo, vai a vedere quello che c'è dentro prima di farti la canna, non succede nella stragrande maggioranza dei casi. Infatti vanno tutti in discoteca, però, con scusami, cosa Stefano, del piccolo chimico, cioè, esaminava. Se oggi, se domani mattina gli uffici, io li amo, i poliziotti, i carabinieri, la guardia di finanza, gli uffici antidroga della finanza, dei carabinieri e della polizia scomparissero, che cosa cambierebbe? Più consumo, no? Perché c'è una marea di consumo anche adesso. Però non hai risposto, alla mia domanda. Qual è la domanda? Cioè, io l'illegalità, se io domani mattina voglio fare quello che Fiorello dice essere sbagliato, e lo è tautologicamente, è un dato di fatto, è una cazzata. Drogarsi fa male. Per un sacco di gente fa bene, sta bene facendosi le canne. Beh, che cazzo dici? Ragazzi, ecco, qui l'aspetto. Ma vabbè, Don Mazzi, ma chi sei? Il tuo principale difetto, Cruciani, che pur dimando, è che tu dici delle cose che sono libertario, dunque se le persone stanno bene e si fanno due canne al giorno significa che stanno bene, punto e basta. Ma chi l'ha detto? Ma qualcuno le subisce queste due canne, altri no, ma che cazzo dici? Scusi, professore liberale, ma se noi alla radio, non professore, la faranno professore, ma se noi diciamo qui alla radio che l'omicidio è una cosa brutta, fermiamo gli omicidi. Dai, su. Ma come ragioni? Fermi tutti, grazie Daniele, fermi tutti.
Dall'11 al 14 aprile va in scena la 13ª edizione di Mia Photo Fair, la fiera evento internazionale dedicata alla fotografia. Centinaia di gallerie, decine di mostre e talk ti aspettano all'Allianz Mico di Milano. Mia Photo Fair, 11-14 aprile. Info su miafair.it. L'amore, quello vero, ti fa sentire le farfalle nello stomaco. La pasta, quella vera, anche i rigatoni e gli spaghetti e i fusilloni. Pasta Garofalo, anzi Garofalov, l'amore, quello vero. Caro Alex, è per te che mi sono inventato cuoco. E oggi la mia storia, la storia di Baldassarre Monge, continua con la stessa passione, con il Mix Feeding. Secco al mattino e umido alla sera, con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, per garantire tanta energia e alta digeribilità ai nostri amici a quattro zampe, perché gli animali si meritano tutto il nostro amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Aprile, aprile, aprì le porte ai sogni. Ah, ti sei scoperto poeta? No, ho scoperto sconti d'aprile di Iperceramica. Tante offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti. E chi ristruttura? Ristruttura Smart. Sono affidabili e sono già lì. Allora aprì le ali che voliamo in negozio. Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua. Radio 24 ti invita all'evento digitale gratuito Le sfide della mobilità del futuro, Digital Roundtable. Il 10 aprile alle 15, Massimo De Donato farà il punto insieme agli esperti sui profondi cambiamenti che stanno spingendo il settore e quali fattori possono rappresentare un'occasione di rinnovamento per l'intera filiera. Per partecipare, vai su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con Mundis, gestiamo infrastrutture e servizi di mobilità green. Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. La Zanzara. Giuseppe Cruciani, se sei figo te lo devono dire gli altri, non che te lo dici da solo, te la suoni e te la canti come sempre. Parenzo, metteci una toppa, va, che questo si è mondato un po' troppo la testa. L'anzianità fa male, eh? Avanza, avanza. Parenzo, hai ragione, da domani metropolitana di Berlino al posto del solito Achtung Achtung voglio sentire la voce di Filippo Champagne. Attention please. Accanto a me, caro David, nel delirio di questo studio dove fa molto molto caldo, innanzitutto molto caldo, c'è un signore con un doppio petto, un ragazzo, quanti anni hai, scusami? 25, si chiama Alessandro, che qui nel tempio di Confindustria, nel tempio della radio italiana, si può dire, in una delle trasmissioni più seguite, che si è appena laureato. Dunque non è vero, come dici tu, che seguono questa trasmissione solamente dei disgraziati, non che uno che si laurea non possa essere un disgraziato, tu puoi anche essere un disgraziato, beh, sicuramente, certo. Però in che cosa ti sei laureato? In economia. E che cazzo vuoi fare nella vita? Ah, vediamo, il manager, direi. Ma tanto la laurea non conta un cazzo, lo sai, no? Ah, beh, dai, un po' sì. Ma dici? Sì. Io mi sono laureato, pensate come sono ridotto. Però cioè. Parenzo no. Vuol fare il manager. Parenzo no. Parenzo non c'è. Parenzo no. Parenzo, no, quindi. Parenzo non c'è. Il manager. Che cazzo vuol dire vuol fare il manager? Sei pazzo? Manager, gestire delle imprese. Strategia di impresa. Gestire delle imprese. Il manager vale 8 alla Zanzara. Vabbè, sei appena laureato. Oggi ti sei laureato. Un'ora fa. Un'ora fa. Un'ora fa. Tempo di venire qui in macchina. Applauso, un applauso. Grazie, grazie. Scusi, una domanda che è importantissima. A lei piace la figa pelosa oppure il petto di pollo? No, dai, oggi non mi sembra caso. Oggi non mi sembra. No, ma questo però divide il mondo in due. Divide il mondo in due. Di un'opinione diversa dalla tua. Beh, mi limito a dire questo. Il petto di pollo. Sì. I giovani preferisco. 25 anni. Sì. Un po' in ritardo, un annetto di ritardo. No, no, giusto. Regolare. Benissimo, grazie. Petto di pollo comunque. Grazie. Grazie, prego, arrivederci. Cioè, questo qua è venuto qua, si è laureato oggi, gli faccio una domanda basilare, classica, no, ti piace di più il pelo? Cosa, non posso rispondere, no, che cazzo sei, ma il papa? La cosa anomala è che uno che ha appena
fatto la laurea, poi viene, si precipita alla Zanzara. Ma questo ti dà l'idea di quanto non ci sia più valore per il titolo di studio, che la gente... Ma è un paese finito. Ma perché è un paese finito? Adesso non ti stanno ascoltando. Parenzo dice che siccome è venuto qua alla Zanzara dopo essersi laureato, dicono che sia un paese finito. Che cazzo c'entra che è un paese finito? Io voglio dire, ma perché non ha passato, non so, un aperitivo con i genitori, con la famiglia, a festeggiare? Ma che cazzo viene a fare? Allora, voglio chiedere a Filippo Champagne, che presento. Eccolo qua, Filippo. Buonasera a tutti. Eccoci qui. Meglio lo stirato, applausi. Buonasera. Allora, io adesso... Ah, Parenzo. Dimmi, che c'hai, Nevio? No, c'hai? Salutato Parenzo. Ciao, Parenzo. Salutato Parenzo. Ciao. Come sei di umore oggi? Quanti soldi hai perso l'ultima settimana? Un po'. Cioè quanto? 2000 pezzi per gli impiegati. Perché 2000 pezzi? 2000 pezzi per gli impiegati. Ma lui che cazzo è, se non un ex impiegato? Cioè si prende in giro da solo, a sfregio proprio. Ma che coglione, cazzo, ragazzi, stai dicendo? È un gergo che usiamo noi. 2000 pezzi per gli impiegati. Non ho capito. È un bel gergo questo, 2000 pezzi per gli impiegati. Per gli impiegati. Chi l'ha inventato, tu o Filippo? Questa è una vita, lo dicevo. Una vita, lo dicevi una vita fa. Due geni. Quando eri stirato. Vabbè, geni. Parenzo, tu ancora devi nascere. Così, oggi è stato eletto un nuovo presidente di Confindustria. Ha trovato qualche cambiamento qui? Oh, la sede l'ha cambiata, Parenzo, tanta roba. Però non c'entra niente, no. Nuovo presidente di Confindustria. Ho capito, però ha trovato questa novità, che hanno cambiato le sedie, un po' meglio adesso la sedia. No, no, belle. Belle finalmente. No, mi trovo bene. Beh, aria nuova, aria nuova. Scusi, sa che il Sole 24 Ore fa dei corsi, caro stirato, di educazione finanziaria? Lei sa, vuole, no? Dei corsi di educazione finanziaria per gestire meglio le proprie finanze, i propri averi, i propri soldi. Io ho proposto Nevio lo stirato come relatore di questa cosa. Che perché pensi? No? Sì, perché quello no? Che, quello perché che no? Non si deve fare, tutto quello che non questo, si deve questo fare. Potrebbe essere vero, cioè, tutto l'opposto di quello che bisogna fare, o no? Per esempio, col contante, lei che cosa ci fa col contante? Me li ballo tutti, regolari. Ma questo, scusi, no, ci ho stirato. Questo potrebbe essere inserito nei corsi di educazione finanziaria, no? Come col contante? Sì, col contante. Lo farei girare a 1000. Lo fa girare a 1000. Solo contante basta. Solo contante. Lei bisogna usare solo carte di credito e basta, fuori dei coglioni. Solo carte di credito e bancomat. Ma quale? Perché più c'è bancomat e carte di credito, meno nero gira. Parenzo, Filippo, meno è possibile fare pesca vera. Ma io Parenzo non capisce un cazzo, lascialo parlare. Cioè, scusi, però oggi è un mondo digitale, anche tu, l'unico Filippo. Modo per combattere io te l'ho detto. È il bancomat. Ma cosa stai dicendo? Allora, a parte che è una cosa vergognosa che quest'anno ho visto al governo lì che hanno attaccato la Meloni, hanno fatto bene, che le banche si sono divise utili per non so quanti miliardi di euro e, e con la gente che ha perso le case con i mutui che non ha pagato vanno in mezzo alla strada e si ascoltami vicino, bene fenomeno, ascoltami aspetta, bene aspetta, devi ascoltarmi parli, bene c'hai uno che è bancarotta dal buco del culo dal giorno uno tutta la gente come te che ogni giorno fanno migliaia e migliaia di operazioni col bancomat, fate solo arricchire queste banche di merda. Io quando vado banche, al governo le banche le faccio chiudere tutte. Ma tu le faccio chiudere tutte perché sono i primi usurai per eccellenza. Non vai in Gaina. E sai cosa faccio, Parenzo? Liberalizzo il contante come dice Nevio a manetta. Però scusi, se ho Champagne adesso è un passo grosso questo qua. Il popolo... Io faccio chiudere le banche. Sì, ma non si possono chiudere le banche. Non faccio chiudere le banche. Volete fare i prestiti? Tassi zero perché la gente non deve pagare questi interessi. È la distruzione dell'economia contemporanea. Da strozzino. Sono interessi. Ma sei tu che sei ignorante. È un attacco frontale alle banche. Questo è un attacco frontale. È la vita che l'attacco alle banche. Ma tuo fratello io. Che dice di ma mio fratello non capisce un cazzo. Cosa ne frega mio fratello? Ma è il capogruppo della Lega. Ma è il capogruppo della Lega. E cosa mi interessa? Perché c'è anche su Salvini. Secondo te Salvini è intelligente? Cioè Salvini è intelligente secondo te? Che ogni volta che vado in giro anche Milano, Monza, buche dappertutto, strade di Salvini con le buche, come no? Il ministro delle infrastrutture, fenomeno. Ma tu me le capisci le cose? Le infrastrutture con le buche delle strade, sei pazzo. Che vuole fare il ponte le sullo stretto? Sono di gestione provinciale e comunale. Che indovina una Salvini? Sono 10 anni che ne indovina una Salvini. Aspetta, e abbiamo il governo Salvini. Ma di cosa parliamo? Però scusi, stirato, scusi un attimo. Allora, la domanda è molto semplice. All'interno della Lega, all'interno del mondo della politica, conta di più Massimiliano Romeo o Filippo Romeo? Ovviamente, se non ci fosse Salvini, mio fratello
quello è molto più bravo di Salvini, non c'è proprio, non c'è dubbio, ma non c'è assolutamente, ma non c'è paragone, non c'è, ma non perché il mio fratello, ma tutta la vita Salvini deve proprio uscire dalla politica perché non è indovinata una, cioè noi paghiamo, caro Parenzo, mister, paghiamo il 60% di tasse e io quando c'avevo l'audio ho cambiato 4 gomme perché ho preso 4 buche. Vabbè, e a gomme no, come se no, la pigli con Sala, se la prendi, se la prende con sindaco Sala, ma l'Italia è tutta così, è uno schifo, ma Salvini con le buche non c'entra un cazzo, saranno i comuni, le province, le regioni, che cazzo c'entra Salvini con le buche, ho capito, ma non puoi intervenire Salvini, ho capito, no, non sto difendendo Salvini, non puoi intervenire Salvini, ho capito, non puoi intervenire sulle buche, non è che puoi intervenire, ma di cosa parliamo, ma anziché pensare alle buche delle strade, pensa ai buchi che fa il suo amichetto che è lì vicino, altro che le buche delle strade, ma cosa vuol dire, ma cosa c'entra, idiota lì che dice 2.000 euro per impiegare, musica Parenzo, è meglio fare i buchi che faccio io, va, ascolta me, povero. Qui c'è stato un attacco frontale veramente forte alla Lega da parte di uno dei suoi potenziali elettori, il signor Filippo Champagne. Com'è andata la sua settimana invece, gli ultimi 10 giorni, 15 giorni? Ho visto che lei, ci abbiamo l'audio, ha spinto moltissimo su un cavallo l'altro giorno, non so se l'abbiamo, abbiamo l'audio, noi abbiamo sempre gli audio, noi seguiamo tutta la vita di Filippo Champagne, il signor Nevio lo stirato. Cavalli è andata bene. Due grandi personaggi, invece alla... No, il casino, ho fatto più 17 due sere, solo che ieri sono andato ancora, ho perso 12-13 mila, quindi sono in attivo di 4K. Di qualche migliaia di euro. Qualche migliaia, poca roba. Lui è in attivo. Lui è in attivo. Tu e io in passivo. E tu in passivo, regolare. Come sentiamo come hai spinto un cavallo. Sentiamo come hai spinto un cavallo, vai. Ragazzi, diciamo quello giallo, foto strettissima. Per me abbiamo vinto. Per me abbiamo vinto di galoppo col muso, ragazzi. Oggi, tensione oggi, da paura anch'io. Prima dell'ufficialità. Guardate che foto tra tutte e due. Ghepardo. Mamma mia, ragazzi. Ghepardo, queste sono le cose belle dei cavalli. Che non c'è nessun cazzo di gioco, queste cose. Quello montava Nicola Pinna. Nel tempo di galoppo col muso gli si andava avanti. Dai Zanna, dammi sta vittoria Zanna! Scappa Nicola! Scappa Pinna che siamo andati alla cassa! Quota Pacciarotta, 5! Ma che è la quota? Scappa! Pacciarotta vuol dire che è una quota abbastanza altina, insomma, 5 è una a bella 5. Quota nel... Ti sei giocato 500 euro a 5. E che problema c'è? Ma no, per carità di Dio, ma che ma dopo 5. Ne ho giocati 2000 di un altro cavallo, sta ancora correndo. Sì, si è fatto male, ultimo. Però ha preso un inciampone sul terreno, cioè, che anche, se... lì, anche lì nel galoppo terreni che non sono sicuri, anche lì cavalli che si fanno male. Anche Salvini, ci sarebbe da pire. Anche lì attacco anche Salvini, anche lì attacco Salvini c'entra per tutto. Salvini c'entra per tutto. C'entra con le buche nel galoppo, signor Salvini. Salvini c'entra per tutto. Due somari. Ma tu cosa vuoi capire, Parenzo? Dimmi cosa vuoi capire. Cioè, cosa vuoi capire, Parenzo? Cosa capire capisci? Però, allora, Parenzo. Dopo questo attacco forte, c'è anche un altro tema che ha sollevato Salvini negli ultimi giorni, anche Fiorello, che è una cosa, secondo me, incredibile. Avrai sentito mentre eri là dietro, caro Filippo, che è la questione della droga. Ora io dico, amico mio, la droga leggera. Tu ti sei fatte le canne, te le fai, te le sei no, fatte? No, zero. No, me le sono fatte da ragazzino, certo. Molto bene, ma farsi una canna, cioè. Farsi una canna è meglio di ubriacarsi, uno potrebbe dire, no? No, ma che cazzo è meglio ubriacarsi? Che faccio una canna, meglio ubriacarsi? Tutta la vita no, l'acqua. È più salutare, è più salutare. Ma sono dei due. Perché diciamo, è più salutare? Dipende, cioè, bere, come tutte le cose, se mi bevo 20 caffè vengo ricoverato, come tutte le cose. Ma tu ti bevi un sacco di alcol, cioè meglio farsi due canne o bersi due litri di alcol? Due litri di alcol tutta la vita, due assolutamente. Io poi, ma che io poi sono uno, io sono uno contrarissimo alla droga, quindi io sono stracontrario alla droga, assolutamente. Sei contrario alla droga? Assolutamente. È tutta uguale la droga, mo adesso. Per me, io non faccio differenza. Chi cioè, si droga è tutto uguale. Ma come cazzo fai a dire? Ti dico la verità. Chi si spara due canne al giorno è uguale che si fa una pera di eroina. Dai, no, su, non no, ma io non sto dicendo che chi si fa due canne o chi si fa la pera di eroina. Ma io non farei drogare nessuno, non la legalizzerei mai la droga, assolutamente. In Germania è legalizzata. Sì, lo so, lo sappiamo. Sì, sì. Senti l'altro genio. Sentila. Vabbè, le cose le so. Le cose le leggo. Io le cose le guardo, le seguo. Legalizzato su tutti i giornali. È regolare, io vedo tutto. Ci vuole lui? Ci vuole lui per dirci che in Germania l'ha legalizzata, lo dice come fosse la grande notizia, porca troia, la notizia ma del io cazzo, ti dico, però non legalizzata, c'è cioè già su tutti i giornali, cos'è che dici? Ovvio che l'hanno già, cosa ti sei bevuto? Beh, tu Parenzo cosa dici al mattino? Quello che leggi sui giornali, ancora iniziare a bere, che cazzo ti sei bevuto? Svalvolati. Allora l'altro argomento è la parola negro. Qui vorrei, posso dire la mia, no, sul caso Acerbi. Posso dirti, caro Filippo, allora la parola negro per me va sdoganata, nel senso che se uno ripete 100
tante volte la parola negro non va usata, non ha nessuna cosa offensiva. Dunque, secondo me non c'è. Sono d'accordo problema con te, Giuseppe. Tutta la vita. Il problema è che spesso le cose vengono dette in maniera offensiva. Dice brutto negro, sporco negro, negro, no, di merda. Quello non, direi, non va bene. Però anche lì possiamo parlare che se ne è parlato per un mese del caso Acerbi. Prima gli danno l'ergastolo senza fare il processo sportivo, già la gente lo condanna, sì, 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 e già lì è sbagliato. Già lì è sbagliato. Poi anche lì tutti questi calciatori, ma i calciatori che prendono soldi a palate, ma io dagli spalti gli tirerei secchiate di merda. Se a me uno non mi piace, gli tiro una secchiata di merda, capito, al calciatore, però deve prendere la merda e sono, deve giocare. Ma come, che modi sono? Vabbè, l'altro giorno, cioè, è stato insultato Florenzi da un giocatore. Anche lì, scandaloso, vedo l'intervista di Florenzi. No, il pubblico si deve saper comportare. Ma vai a rubare, va, che guadagni milioni di euro. Ma che vuol dire? Non è che se uno io vai pago a il biglietto, io pago e il biglietto. Puoi dire figlio e di quindi puttana contribuisco uno anche a dargli soldi a lui. Ascolta, perché scusa, le società sono quelle che sono proprietà degli stadi, incassano i soldi, allora, e quindi pagano anche lo stipendio a Carlo, cioè, Florenzi. Non riguarda San Siro, che lo spettatore è autorizzato di fronte a un milionario a insultare un giocatore. Ma perché no? È uno sport, sono strapagati, dovrebbero pagare milioni di euro i dottori che salvano le vite. Ma un calciatore, se vuoi, gli tiro anche la merda in faccia, qual è il problema? Ma capito, ma che vuol e dire però? Non è che un... poi scusami, ma cosa dove vivo? Ma poi un professionista che si ferma lì e va a bordo campo parla col tifoso. Ma chi cazzo sei, io che sai milioni di euro per tirare, vabbè, un cazzo, vuol dire, di pallone? Ma uno si sente, ma di cosa se parliamo, senti che insultano tua madre, la tua fidanzata, tua figlia, sei un professionista, sei un professionista, accetti l'insulto. Sei un professionista e va accettato l'insulto. Scusa. Va accettato il, perché c'è, io pago il, scusa Nevio, io pago, ascolta Parenzo, io pago, senti, il biglietto, Lumberto, e ho diritto di insultare chi cazzo vuole. Scusa, questa qua è una cosa nuova, perché ormai vogliono gli stadi puliti dove non si può dire un cazzo. Ma è una cosa, ma tutti sti moralisti come Parenzo e Radica Chic hanno rotto i coglioni, insulti, no, avete rotto bene i coglioni. Acerbi condannato, poi Acerbi è stato assolto e adesso il Napoli ieri fanno le partite, sono inginocchiati. Però volevo dire una cosa al caro De Laurentiis, che è un altro personaggio da bandire dal calcio. No, che poveraccio, che ha fatto? Per due motivi. Perché quando ha fatto la festa a Scudetto non voleva far partecipare gli ultra del Napoli. Ma chi se ne frega adesso queste cazzate? Perché non possiamo bandire un genio De Laurentiis? Ha risolvato il Napoli, ha preso il Napoli, ma se era in Serie C, ha portato capito, a vincere lo Scudetto, certo, dai, che dopo quanti anni dovevi dire, lascia stare. Scusa una cosa, no? Adesso senti l'altro filosofo, è regolare, scusa, fammi parlare. Senti qua la London School of Economics, sentilo, sentilo qua. Ascoltami, ma se uno mi dà, sì, io senti, sono un calciatore, senti, no? Senti, no? Sì. E senti mi dà 5 debole milioni di euro, sì, 5 milioni. Ma a me che cazzo me ne frega, oh, mi chiami Nevio, negro, bianco di merda, bravo Nevio, giallo, azzurro, ho capito Nevio, però uno, ma uno si può offendere anche se è ricco, non è che se sei ricco sei indenne dalle offese. Ma non me ne frega un cazzo, ma a te non ti frega un cazzo, quello invece ti dicono figlio di puttana e si fa rodere il culo. Ma io quando lavoravo alla FedEx, dove lavoravi? Alla FedEx, quelli che ti hanno licenziato? È regolare, quando lavoravo alla FedEx lì c'erano tutti di colore. Lavorare, e io tante lavorare volte entravo, cioè negro di merda, vieni qua. Ma così ti credo che t'hanno licenziato. Ma ti credo che t'hanno licenziato. Ma fammi finire di scusa parlare, poverello. Se mi fai finire di parlare, magari se finisco. Poi poverello sono io. Allora, e loro mi rispondevano: dicevo, ciao, bianco di merda, negro di merda ai miei colleghi. Cioè, ma per forza, ma il minimo che possono fare di ridere. Cioè, io anche se io quando prendo confidenza a una persona, tipo con un negro, gli dico negro di merda, è regolare. Lo facciamo anche io, ha ragione Nevio, io c'ho un amico Nevio, lo sa che c'ho un amico che fa la sicurezza, è un modo, fa la sicurezza anche da Davide di giocare, dai, non lui è fa proprio la sicurezza Davide, quando mi vede mi fa uè, negro di merda, lui che è nero a me mi dice negro di merda e io gli dico bianco del cazzo, stai zitto, ma di si scherza, ma di io oggi Parenzo ho mandato a Cruciani una telecronaca di una partita degli anni 80 dove un giocatore dell'Inter ha calciato di colore, ha calciato poi non importa, il telecronista disse allora, un bel tiro del negretto, nessuno ha fatto polemica, oggi avete rotto tutti i coglioni, sì, tutti, no, ricordati tutti questa cosa, alla FedEx tu entravi e dicevi negro di merda a uno, così a tutti, quello, ma che c'è, si meraviglia che coglio, fermi tutti, torniamo, bravo, tra un attimo, fermi tutti, fermi. Maestro Ciccio, signora Mara, mi dica, ho pensato a quello che mi hai detto, che in poltrone sofà c'è un risparmio fino a 1.000 euro sulla collezione Mara, proprio quello, e mi hai fatto venire voglia di un altro divano, caspiterina, ma l'ho appena preso. Beh, fino a domenica sul resto della collezione il ritiro dell'usato è gratis. Mi dici come faccio a dirti di no? Andrea mi ha chiamato col mio nome. Ah, ti chiamo
chiami così? Beh, mica ho fatto apposta. Poltrone sofà, solo divani di qualità. E opla. Verificare modelli a disponibilità in negozio. Mano a mano. Per i professionisti la scelta giusta è l'app Mano a Mano Pro. Approfitta di uno sconto dell'8% e della consegna gratuita in esclusiva sull'app. Roba da veri pro. Scopri l'app di Mano a Mano Pro. Mano a Mano Pro, ci diamo da fare per te. Offerta riservata ai professionisti. Info su manomanopro.it. È la natura il grande architetto dei capelli che ha ispirato la formula di Miglio Cress. Dalle ricerche anticaduta, Miglio Cress, forza e densità dei capelli. Miglio Cress, provalo, vedrai. In farmacia ed erboristeria, due confezioni al costo di una. Ah, 24,90 euro. Stimoli frequenti anche notturni? Cara prostata, quanto mi costi? Prostatact compresse di Serenoa Repens. Contribuisce a favorire la funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostatact 60 compresse a 19,90 in farmacia e parafarmacia. Prostatact, cara prostata, quanto mi costa? Torna la Green Week. Appuntamento dal 5 al 7 aprile a Parma per la 14ª edizione del Festival della Green Economy, il luogo di incontro per i più importanti esponenti della sostenibilità e dell'economia green. Radio 24 è presente a Parma con programmi in diretta e puntate speciali. Venite a trovarci in Piazza Garibaldi. Info su radio24.it e greenweekfestival.it. Progetto in collaborazione con Auxiel, leader nella performance di processo. La Zanzara. Intanto in Ucraina Zelensky ha firmato una nuova mobilitazione, mentre figli dei politici ucraini fanno la bella vita da Amsterdam tra droghe, puttane, e mettono le foto su Instagram. Infatti i propagandisti russi stanno già sfruttando la cosa, ma non è di questo che ti voglio parlare, bensì mi chiedevo, le femministe perché non protestano per la mancata chiamata alle armi delle donne? Perché il privilegio di crepare per la patria in una trincea piena di fango sotto l'artiglieria russa deve essere un privilegio, un onore solo per gli uomini? Sorelle, combattete contro questa forma di patriarcato, combattete contro le liste di leva solo per gli uomini. Forza sorella, combatti il patriarcato, donna, fa il soldato, combatti il patriarcato, donna, fa il soldato. Accanto a me, caro David, incredibile dictu, come si dice in latino, incredibile dictu, cioè incredibile a dirsi per gli ignoranti, ma molti di voi sanno cosa si dice incredibile dictu. Lei lo sa, signora, che significa, sì, incredibile, certo, dictu? Certo. Lei ha studiato? Certo, certo. Allora, ci sono madre e figlia, madre e figlia, madre e figlia, ti dico solo questo, madre e figlia, caro David. Tu adesso dirai com'è possibile, com'è stato possibile. Lei si, no, chiama signora? Barbara mi ha trascinato la figlia, ma molto volentieri. Ah, l'ha trascinata la figlia, sì, lei si vergogna, no, un po' che sua figlia ascolta la Zanzara? No, l'ascolto anch'io. Lei ti guarda sempre il lunedì sera da poco, tu ti aspetta l'una per vederti? Vabbè, adesso non esageriamo, non andiamo in questo dettaglio un po' anche erotico. Una di notte da poco. Però, allora, chi ascolta la Zanzara? Tu? Io. Tu principalmente? Io, sì. Quanti anni hai tu? 24. Come ti chiami? Gloria. E che fai nella vita? Insegnante di scuola d'infanzia. Ah, insegnante pure. Sì. Tu saresti andata come la signora Salis a fare parte di un gruppo di anarchici che volevano picchiare? Nel modo più assoluto, come direbbe Parenzo, no, proprio. Assolutamente no. Perché gli insegnanti magari restano a casa, non va. Che succede? No, a scuola si insegna gioco di mano, gioco da villano. Quindi non si picchia. Come? Gioco di mano, gioco da villano, mi hanno insegnato a scuola. Molto bene, quindi... madre e figlia, molto grazie. Grazie mille, grazie mille. Musica, musica, musica. Che è successo, Felice? Che è successo? Malato. È malato. Che è successo? Malato? Ma c'è un po' di mal di gola, qualche ingurgito, dare un goccio d'acqua, che no? Gli possa capitare, grazie. Fatti dare una bottiglietta d'acqua. Ce l'hanno qua a redazione. Sì, adesso la portiamo. Le indicazioni di voto del popolo della Gaina, come potrebbero essere le indicazioni di voto del popolo della Gaina per le prossime elezioni europee? Perché il popolo della Gaina è un popolo che pesa. È un popolo, ci che pensa, se tu dovessi dare delle come indicazioni di voto, il popolo della Gaina, una cosa che direi assolutamente, come ti amo. Che succede? Stai a morire? Portate l'acqua. Ma per forza, ma vai, uno vai, che passa la vita a bere. Sto morendo, Palenzo, me la guffi, maledetto. No, ma figurati. No, io ovviamente non farei assolutamente la classica propaganda elettorale, che poi tutti vanno su e fanno il contrario. Perché si adeguano tutti, tutte chiacchiere, come ha fatto anche la Meloni, anche lei è scandaloso, ovviamente. No? Tutti scandalosi, ma tu Putin, per esempio, lo voteresti? Tutta la vita, ma numero uno, Putin.
Putin, numero uno. Salvi, però è un dittatore, signor Putin. Numero uno. Io sono anche per la dittatura, non è un problema, assolutamente. Lui è anche per assolutamente. Ci mancherebbe altro. Cosa dire, non è un problema? Non è un problema, Putin numero uno, tutta la vita. Però scusi, Salvini si è distanziato anche da Putin, hai visto che ha preso le distanze anche gli ultimi giorni? Sì, ma io Salvini, ma come faccio a considerare adesso? A parte, io non voglio fare quello. No, ma che è tornato sempre indietro da dire Salvini. Contro. Ma come fai? Come si fa oggi come oggi a votare uno come Salvini? Negli ultimi 10 anni non è indovinata una. Beh, una. Adesso signora, vicepresidente dell'Ucraina e l'hanno cacciato perché aveva messo la maglietta lì, era andato lì a Mosca con Putin. Sbaglio, bravo. Parenzo, scusami, perché sei il professore che sei tutto. Un'analisi. Allora, è un'analisi quasi stranamente ma perfetta. Ha preso le distanze dalla Russia, ha visto? Ha detto ma la sì, Russia. Ma io Salvini non lo considero neanche, veramente non lo considero neanche. Dunque, nella sua idea di Lega si deve riavvicinare, Lega si dovrebbe riavvicinare alla Russia, al signor Putin. No, ma io mi lascio, a parte io non è che voto Lega, ti ho spiegato la cioè, l'altra puntata. Cioè, le europee non le voti comunque, queste europee non la voti la Lega. Ma che cazzo voto? Ma io non voto nessuno, questo, non voto nessuno. Non si alza io se la mattina, candido un domani, voto me stesso, voto me stesso. Non è lucido, non è lucido, né l'uno né l'altro. Io volevo chiudere una questione prima del caso Acerbi. Allora, nulla contro, sai che i napoletani mi piace come città, mi piacerebbe fare una serata, l'ho già detto mille volte, però il fatto che ce l'ho un po' contro De Laurentiis che voleva bandire gli ultra dagli vabbè, stadi. Ma lasciamo perdere. No, ma però voglio dire una cosa, ma gli ultra sono l'anima del calcio, vabbè, ragazzi. Ma lasciamo perdere il questo. L'anima del calcio. Vabbè, dipende. Ma come dipende, ci sono pure quelli violenti, dai. E poi alcuni anche sono lì, molto anche violenti, lì, quando molto Sarri, violenti. Quando Sarri diede del finocchio a Mancini che allenava l'Inter. Il caro Mamma De Laurentiis ha difeso Sarri. Questo è vero. Ci ha dato del finocchio a Mancini. Ma come i leghi non vanno bene e i finocchi vanno bene? C'è qualcosa che ma non secondo mi te torna, si può dire finocchio secondo te? Ma sì, ma è una partita, ma qual è il problema? No, ma in generale finocchio a uno, glielo dici tu? Finocchio. Io li compro io li compro. Ma sì, cosa ma compri che non hai i soldi per piazza? Ma finocchio, cosa cazzo compri? Cioè, se mi chiedono a te è tutta la 7, la 8, Giuseppe, la 9, la 10. Giuseppe, sì, a parte che sta qua è ghiacciata, se la bevo mi cago addosso, peggio della tosse. Cioè, peggio della tosse se bevo questa. No, comunque, a parte quello, cioè io per carità, se mi chiedono quel ragazzo lì, finocchio, è gay, finocchio, ma non si dice in senso dispregiativo, assolutamente. Che no, io ho tanti amorevole, amici, ho tanti amorevole. Amici finocchi, froci, gay, chiamali come cazzo vuoi. Ha ragione. Ma cosa, come prima sono andato in bagno a far pipì, no? Che è successo? Allora sono uscito e veramente i bagni qua erano impresentabili. Come presentabili? Tutti sporchissimi. Sporchissimi. Tu sono uscito dicendo che bagni sporchi e subito che c'è lì la giornalista femminista. No, cosa hai detto? Guarda, signora, sono i bagni sporchissimi. È colpa del tuo sesso perché tutti voi maschi sporchi. Ma chi l'ha detto questa cosa? C'è una giornalista che la ma che ne sai scrivendo. Tu? Ma che ne sai? Vabbè, che ne so, ma lo detto sa lei, perché lui non alza la tavoletta. I bagni dei maschi sono più sporchi perché i maschi sì, non ma sanno non è fare che la pipì. Tu, Parenzo, non devi fare quello che generalizza il qualunquista. Questa... Cioè, cosa vuol dire? Ci sono i maschi. Io quando vado in bagno, il bagno lo lascio se... come entro. Anzi, io tante insegno volte... ai miei figli sempre a fare la pipì nella tavoletta, correttamente alzando la tavoletta. È vero che i bagni dei maschi solitamente sono più inquieti, sono più sporchi. Fanno schifo. È una cosa... Io l'ho sempre detto che metterei le telecamere nei cessi. Io metterei le telecamere. E dunque la ragione è quella che ti ha detto, perché voi pisciate fuori. Ma ho capito, ma perché se la deve prendere con me? Scusami. Ma non con te, in generale con i maschi. È colpa di quelli del tuo sesso. Giustamente, dire, ha visto uno sbandato. Tutte le femministe sbandato. Parenzo, scusa Giuseppe, posso fare una battuta? Sì, dimmi. Io quando vado nei bagni, è regolare, posso dire la mia? Dimmi. La faccio seduto, sai perché? Perché la fai seduto? Perché non c'entro il buco. Come non c'entri buco? Metto seduto. Posso dire che la visione mai. Di Nevio lo stirato che pisce è una visione una visione orrenda. È talmente ubriaco. Cioè la visione di Nevio lo stirato. Non seduto come le donne, capito? Così, perché magari si sono in piedi, sai? Cioè, magari tu sei in piedi non c'entro che... il buco. Cioè allora... non c'entri mai il buco. No, ho detto per dire, no? Cioè sto seduto e sono così sei tranquillo. Io lo faccio quando sono ubriaco. Quando sono ubriaco anche io cioè, mi siedo. Seduto. Meno la turca, perché come cazzo fai a stare seduto la turca? No, la turca no. Se tu non vai, per esempio, tu sai che il direttore di questo giornale, Tamburini, ha inaugurato una nuova corrente che è quella tamburiniana. Lascia stare cioè la corrente qual è? Quella di uno che praticamente in caso di emergenza se vede un bagno entra comunque in qualsiasi bagno entra tranquillamente. Sì. Uomo, donna che sia. La Camera respinge la mozione di sfiducia contro Salvini. Io adesso non perché io tante volte quando magari mi capita che mi viene mal di pancia devo andare nei bagni, magari chiamo un mio amico che sta fuori, spesso vado nei bagni delle donne perché sono puliti. Vai tranquillamente, anche se tu poi magari per quando esco, anche tu. La ragazza mi vede e fa "Ma come? Guardi, ho sbagliato bagno, scusi, non me ne sono accorto". Beh, è vero, io vado nel... Scusi, lei sa che cos'è il Ramadan?
Cosa? Il Ramadan. Ma che non sa niente. Il Ramadan. Non sa niente, lo so cos'è il Ramadan. So, digiuno che ci fanno per un mese. Sì, esatto. Regolare. Adesso parenza, regolare. Va bene tutto. Cos'è regolare? Cos'è regolare? È regolare. Non c'è niente di regolare. Scusi, lei sa che c'è una scuola a Pioltello che praticamente ha fatto un giorno di vacanza per questo Ramadan? Sì, per permettere di. Stare, di cosa perché? Sta parlando? Perché? Sei contro gli islamici tu? No, non ho capito. Perché devono chiudere la scuola per fare il Ramadan? Non ho capito. Cioè. No comment. Commentiamo. Come, che significa non hai commenti? Cioè, cosa vuol dire? Chiudo la scuola perché questi devono fare il Ramadan. Tu che cosa avresti fatto al posto del ministro? Del ministro dell'istruzione? Fuori dai coglioni quelli che fanno il Ramadan e metto dentro i miei connazionali. Ma che vuol dire Ramadan, come cazzo si chiama, Parenzo? Che cazzo me ne frega. Ma dai, una volta Giuseppe volevano togliere il crocifisso dall'aula. Dai, Giuseppe, volevano togliere il crocifisso. Ma di cosa parliamo? Dai, non dici niente. Come no, Parenzo? Ma tu sai cos'è? Tu, Parenzo, non ti devi documentare solo dalla tua parte. Parte, ma devi il guardare anche le altre chiesa, cose perché sei un poverello, ma veramente tu lo sai chiesa. Che adesso poi perché poverello della chiesa? Sì, l'abbiamo già detto, vedi, non ti ricordi neanche, sei vecchio. Un'ultima cosa che è questa: il Salvini ha fatto approvare la maggioranza un codice della strada in cui praticamente assurdo, cioè io mi drogo 3 giorni prima, mi fermi dopo 3 giorni, risulto positivo, mi tiri la patente. Salvini, vai a rubare, non indovini una, vai a casa, non ti vogliamo, Salvini. Scandaloso. Grazie, scandaloso. Filippo resta qui, fermi tutti. Ciao, fermi ragazzi, tutti. Ciao Paveri. A Piacenza la terza edizione della Pipeline and Gas Expo degli Utility Construction Show e l'edizione inaugurale di CyberSec Expo dedicata alla Cyber Security dal 29 al 31 maggio 2024. info@mediapointsrl.it. Sì, direttore, ho raccolto tutti i dati, credo. L'azienda è più green del per cento e abbiamo raggiunto gli obiettivi di sostenibilità, ma ci mancano i numeri. Senza dati, come puoi avere la certezza di essere sostenibile? Scegli VAR Group per misurare, gestire e adottare piattaforme e tecnologie che rendono la tua azienda più sostenibile. Contattaci e scopri cosa possiamo fare insieme. Questa è VAR Group. Lo sguardo breve delle democrazie. Il racconto degli ultimi 2 anni in una raccolta dei migliori editoriali di Sergio Fabbrini. Le democrazie e la difficoltà di alzare il collo per guardare lontano. Alle sfide di Putin e di Hamas. Cigni senza collo, dal 2 aprile in edicola con il Sole 24 ore a €13,90 in più e in libreria. Fineco. È tempo di investire con noi. Vi presenta... Borse in diretta. Buonasera, in Madrid la borsa migliore d'Europa che chiude con l'Ibex in rialzo dello 0,52%. Nelle piazze del vecchio continente a spingere sono gli acquisti del settore bancario che portano buoni risultati anche a Piazza Affari che chiude con il FTSE MIBA più 0,45%. Bene anche le altre borse europee, Francoforte conclude le contrattazioni a più 0,50%, Parigi chiude in lieve rialzo dello 0,29%, Londra chiude poco sopra la parità con più 0,030%. Procede positiva a Wall Street con l'indice Dow Jones a più 0,02 in questo momento, Standard & Poor's 500 più 0,28, Nasdaq a più 0,47, euro su dollaro 1,083. È tutto. Con questo meteo non so mai cosa mettermi. Indossa il cashmere ultra fine di Falconeri. È ideale per ogni stagione. Falconeri, il primo cashmere 4 stagioni, da €149. Scoprilo negli store e online. Sono Gianluca Nicoletti. Per 10 anni Radio 24 mi ha fatto seguire nei miei viaggi in treno. Per fare perdere ogni mia traccia sono salito a bordo di una nave e sto viaggiando verso il mare aperto. Le storie di vita degli altri viaggiatori mi faranno compagnia. A ogni porto loro scendono, ma io resto. Sarà inutile continuare ad aspettarmi al molo, perché io non voglio più tornare sulla terraferma. La nave va, di Gianluca Nicoletti. Sabato alle 14 su Radio 24. Se vuoi trasmettere la tua storia al viaggiatore senza approdo, scrivi a lanaveva@radio24.it. In collaborazione con...
MSC Crociere, in viaggio verso la bellezza. La Zanzara. Luciani, amico mio, ti dico solo che ieri notte avevo mal di testa e sai cosa me l'ha fatto passare? La trasmissione radiofonica più folle d'Italia e forse del mondo, La Zanzara. Avanti tutta e all'attacco! Stavo pensando, certo che solo in questo programma portano certe donazioni. Prima la satanista con quel feto lurido e morto, poi la squirtatrice che porta in donazione il sorbetto di squirting. Siamo alla frutta proprio, eh? Davide, io il sorbetto di squirting ce l'ho conservato per te a Roma, eh? L'ho messo nel frigorifero a Roma per la prossima, sì, tuo passaggio. Sì. Un orrore assoluto, ma anche per orrore, rispetto, cioè, per i colleghi che aprono il frigo e vedono quella porcheria lì. Riccardo D'Ariccione, vai, che fra poco ti presento due signori. No, eccolo qua. Vai. Volevo porre alla vostra attenzione un vergognoso caso di sessismo a livello in Est Europa. Con l'ennesima mobilitazione in Ucraina si vanno a cercare militari uomini, ma perché non dare anche alle donne il diritto di crepare sotto il fuoco dell'artiglieria? Questo è abbastanza interessante come tema. Il tema è anche che le donne devono avere questo privilegio. Ci vuole solo gli uomini hanno il diritto di morire. Non è fatto giusto. Le do una notizia, c'è un paese che, uno, che è l'unico David. Paese democratico del Medio Oriente, che si chiama Israele, dove il servizio militare lo fanno anche le donne. Quindi in Israele. Ma io non parlo del servizio volontario, parlo della leva obbligatoria. No, è obbligatoria. In Israele, purtroppo lei è ancora ignorante. In Israele c'è l'obbligo di leva che dura 3 anni per i maschi, 2 anni per le femmine. Ma viva l'unica democrazia del Medio Oriente, Shabbat Shalom, anche se non è sabato. Esatto. Da Shabbat Shalom anche a te. Sì, però posso dirvi una cosa? Perché in Ucraina c'è questo sessismo e le donne possono venire in Europa? No, perché ha perfettamente ragione l'ascoltatore, perché la par condicio dovrebbe funzionare anche per i mestieri più da maschi, non solamente per i deputati, eccetera. La par condicio o comunque le quote dovrebbero esserci anche in altri lavori. Voi avete mai visto uno scaricatore donna? Voi avete mai visto uno che fa un lavoro di fatica donna, un minatore? A Bologna non gridano. Siete andati mai a vedere i numeri dei morti sul lavoro? I numeri dei morti sul lavoro ci sono nel 99% dei casi, il numero di morti sul lavoro sono maschi, sono donne. Quote rosa in miniera. Io voglio le quote rosa anche in miniera. Molto bene. Ciao. Lo posso dire un'ultima cosa? Che c'è? Che c'è? Sì, volevo ricordare a David che è normalissimo che un paese ammazzi coloro che uccidono i propri commilitoni, tipo il pilota dell'elicottero. Cioè? A chi ti riferisci? Scusa. Sì, sì, il pilota dell'elicottero russo che ha ucciso. Ai russi, sì, sì. Ha ucciso gli altri due piloti. Li ha uccisi e poi lui si è arreso dopo aver ucciso i suoi due commilitoni. Quindi ciao, è una storia. Ciao. Allora, abbiamo qui due signori molto giovani, una si chiama, e il suo soprannome è Malasuerte. Buonasera. Ciao, mi chiamo Camilla. Ti chiami Camilla, però Malasuerte è il tuo nickname. Esatto, il mio nome d'arte. Hai 25 anni, vieni da Bologna. Esattamente. Nickname perché fa la OnlyFanser, eccetera, si presenta anche qui piuttosto svestita. Perché hai questo soprannome Malasuerte? Perché sono sfigata. Cioè, che vuol dire sei sfigata? Sono proprio sfigata, ma la suerte significa. Ma che vuol dire che sei sfigata? Devo andare a casino stasera. Sono sfigata, sono da quando sono nata, ho avuto sempre delle grandissime sfighe, allora mi hanno sempre soprannominata la sfigata. Allora, tu da 2 anni lavori in questo mondo del sex work. La stirata potremmo soprannominare. No, non la sfigata, ma la stirata. Però la cosa curiosa è che qui, insieme al suo fidanzato, sono anche una coppia molto aperta, no? Cioè, voi siete aperti nel senso che trombate con altri? Certo. Sì, cioè, tu hai 31 anni, come pure ti chiami? Ieri mi sono sentita con un altro tipo. Cioè, ti sei sentita che vabbè. In che senso? Con un altro. Cioè, era fregno? Sì, era figo. Era figo, ma ti sei sentita al telefono? Ma no, sì, mi sento, scambio foto, insomma, se posso ancora, mi ci vedo pure. Ancora non ci hai scopato? No, ancora no, ancora mi è gustata. Ma tu sei d'accordo? Per bacco. Assolutamente, ma anche guardarla, diciamo. Sì, meglio. Anche meglio, naturalmente. Il tuo giudizio qual è, Filippo? Sì, un commento. Cosa posso dire? No, questo anch'io. No, sono d'accordo con Filippo. Secondo me, caso, tutto rispetto, poi sono due ragazzi educati, bravi, ma stanno come i pazzi. Ma che vuol dire che stanno come i pazzi?
questa roba, perché... fanno cose, cioè io non potrei mai condividere che la mia donna la sera prima ha scopato un altro o la sera dopo ne scopo un altro. Poi anche lì, scusami, io ti faccio questa domanda, no? Come si chiama? Aspetta, come ti chiami? Adesso tu? Non voglio essere lo... in arte o nome vero? Uguale, uguale quello come che vuoi. Preferisci? The Magic Bee. The Magic Bee. Allora, The Magic Bee, non voglio fare il volgare, però mettiamo che la sera prima un ragazzo, cioè, ci ha fatto l'amore e ci ha messo il pisellino e tu la sera dopo gli lecchi la patatina. Cioè io ce l'avevo un po' cita, no? Come a parte che esistono i preservativi, diciamo, sì, poi... sì, ma che cazzo li usi i preservativi? No, 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 bisogna. Con il lavoro che faccio poi sono super controllata, quindi che sei controllata non lo metti in dubbio, ma a te ti fa schifo l'idea di scusami, l'idea che uno magari 3 ore prima ci ha messo il pisello nello sticchio della mia ragazza, che dopo 3 ore glielo lecco, scusami, c'ho schifo, anche se se la lava c'ho schifo. Sono opinioni, alla fine ci sta. Sì, per poi, carità. Questo ognuno può fare quello che vuole, ci mancherebbe altro. In questo caso, posso dire una cosa, ragazzi? In questo caso c'è una. Sono dettagli marginali della storia. No, però attenzione, in questo caso, non sviare il discorso, caro Parenzo, perché in questo caso c'è una grande unione di intenti, una grande entente cordiale, si potrebbe dire, intesa quella tra Parenzo e Filippo Champagne, che la pensano esattamente allo stesso modo. Questa cosa qua di OnlyFans, mi scoccio essere d'accordo con Parenzo, però devo dire che sono. Però ogni tanto c'ha anche lui dei lampi di lucidità, però mi sembra evidente che l'idea di condividere allora, la propria fidanzata che... con altri mi sembra una ragazzi, dei gusti, a me sembrano ragazzi tranquilli, eccetera, che hanno fatto scomparire la gelosia e il possesso dal loro vocabolario. Anche perché se però sei un po' geloso, per esempio, dei sentimenti. L'altro giorno manco dei sentimenti, cioè se si innamora di qualcuno. Ma anche io, oddio, se si innamora è un altro discorso. Cioè, ma... mi sono un po' di figli dei fiori che hanno fatto i disastri. Figli dei fiori, cioè, scopavano tutti insieme, una porcheria. Sbaglio, Giuseppe, io ero nato, sono nato nel 76. Io sono molto libertino, caro Filippo, mi dispiace. No, non so, perché cioè, anch'io sono libertino, ma magari anch'io in un mese vado con due ragazze, però non è che sono fidanzato. No, per dire, sono due. No, per dire, ma non è che sono fidanzato. Cioè, sono ragazze che magari incontri, ci vai a letto insieme e finisce lì. Ma con la mia ragazza devo condividere il cazzo di un altro, non esiste. Allora, la realtà è che sono due che vengono proprio dal proletariato vero, perché erano degli operai. Sì. Cioè, voi eravate degli... Questa è la classica resa del mondo dell'operaio, del mondo degli operai a OnlyFans. Beh, no, lui faceva il responsabile. Non è che tutti gli operai poi finiscono su OnlyFans. No, certamente no. Lui lavorava in una fabbrica come capo reparto. Che fabbrica era? Proprio una cosa manuale? Che cos'è? Sì, si lavorava con le ceramiche. Ero responsabile proprio del capannone. Del capannone. Tu invece eri praticamente. Una semplice dipendente, sempre operaia di valvole elettriche. Quindi collaudavo valvole idroelettriche. Ragazzi, tu collaudavi valvole idrauliche. Lui era capo reparto in una fabbrica, cioè siete passati, avete lasciato tutto, guadagnavate 1.200-1.300, anche di più. Lui guadagnava anche di più. E siete passati a OnlyFans? Vi siete dimessi? È stata una decisione comunque insieme, abbiamo preso da un giorno all'altro, io mi sono licenziata. Ma io posso fare una domanda alla signora? Ma voi quanto guadagnate su OnlyFans? Diciamo, allora, una signora all'incirca. Però una signora non parla mai di prezzi, però io così tanti soldi in vita mia non li avevo mai visti. E vabbè, comunque vengo da una famiglia. Lordi, tutti e due, quanto fate lordi? Lordi, 20. 20 al mese, una cosa del genere, senza balle, dai. Qua voglio intervenire Giuseppe Parenzo. Alla fine, cioè, perché c'è questa libertà fra di loro di andare? Perché alla fine comanda sempre la fresca. Vedono i soldi, vedono altre donne, vedono altri uomini. Perché tutto rispetto, poi magari mi sbaglio. Se fossero fidanzati facendo gli operai, scopavano solo tra di loro e basta. Come quella che si tagliava le unghie, la fresca comanda sempre. A proposito, però posso dirti di no, perché in realtà il mondo del libertinismo, cioè che c'è una coppia che può scopare con altre coppie, prescinde da OnlyFans. Cioè sono antecedente dal nostro lavoro. È vero che fai dei video, vendi dei video dove sputi? Sì, vendo il mio sputo anche. Vendi il tuo sputo? Esattamente. Io guardo Filippo, c'ho già la tosse, guarda.
per favore. Cioè tu fai video di scoreggi e sputi e i tuoi sputi li vendi? Sì. A quanto li vendi? Ma dipende se sei un cliente. Ma cazzo lo compro lo sputo? Ma lo sputo a un certo punto si esaurisce o resta lì? Non lo so sinceramente. Vendo l'aria di Napoli perché non sputo, dai. Perché non posso vendere il mio sputo. Cioè tu, c'è qualcuno che compra il tuo sputo? Ma adesso che? Un barattolino? Dove lo metti? Un barattolino, sì, dipende quanto me lo chiedono anche. Ma lo spedisci? Sì, lo spedisco. Lo spedisci. Scusate, ma poi ovviamente c'è tutta la questione che scopate insieme, scopate con altre persone, vabbè, quello lo do per scontato. Ma è vero che tu schiacci insetti a piedi nudi? Sì. Cioè, se me lo chiedono, sì. Sì, certo, se te lo chiedono. Cioè, c'è un tuo abbonato, diciamo, che ti chiede di schiacciare un insetto a piedi nudi. Sì. Ma per quanti soldi? Anche questo dipende. Se sei un cliente fidelizzato, un video del genere per 2 secondi l'ho venduto all'incirca sui 350 euro. Per quanti secondi? Per 3 o 4 secondi. Cioè, che tipo di insetti? Gli animalisti si potrebbero incazzare. Quanti si potrebbero incazzare? Quanti tipi di insetti? Tanti. Io abito in montagna, quindi quelli che trovavo mi diceva 1000 piedi. I più grossi erano 1000 piedi. Scarafaggi pure. Scarafaggi. Mi avevano chiesto uno scorpione, ma non me la sono sentita. anche perché a trovarli. Ma io dico Giuseppe, poi lo dico sempre, ma poi Mister Parenzo, poi criticano me. Perché istigo i giovani a giocare, a ballare. No, lei sembra quasi normale. Cioè, Parenzo, in questo qua devi difendermi per una volta, Parenzo. Cioè, no, ma poi tutti, dico, tutti mi attaccano due. Poi. Cioè, io vedo quella vende le unghie. Lei schiaccia gli insetti, siccome, quella va, io ma bravo, veramente non esatto. Fare, no, no, ma cioè. Questo è vero, siccome gli svalvolati vanno sempre in coppia, diciamo che la coppia svalvolati rappresentata dallo champagne e dallo stirato, scusami, rispetto alla nuova coppia introdotta. Rispetto alla coppia introdotta? Beh, sì, mi pare molto più forte. Scusa, tu sai che cos'è un cook? Che è cook? Non sai che cos'è un cook? Non so un cos'è. Cuckold, sai che cos'è un cuckold? Che è? Spiegaglielo tu. Lei scopa, io guardo. È una persona che guardone, gli piace guardare. Basta dire guardone. C'è ragione anche su questo. C'è anche lì un'altra cosa che vorrei dire. Tutti questi termini, ma parliamo, siamo in Italia. Parliamo sto cazzo di italiano. Sempre andare a prendere gli altri. Sai che potrei lasciare la conduzione della trasmissione a Filippo? Cioè, ogni tanto mi lascio andare perché sono stanco dopo 2 ore e mezza. Cioè, lascio che Filippo guidi la baracca. A me fa solo piacere, Giuseppe. Io lo farei, guarda, verrei tutte le sere, ma. A gratis proprio, come dico qua. Da a fare, gratis, cioè, lo farei. Però, scusi, mi dica gli insetti che ha schiacciato per 300 euro. Un elenco di insetti. Ragno? Soprattutto ragni, sì, tantissimi. Ragno, ma attenzione, ecco perché sei sfigata. Perché ragno porta denaro. Vedi che sei sfigata. Io. Grazie, ragazzi. Ragni, 1000 piedi. 1000 piedi, formiche grosse. Formiche più grosse. Più grosse sono, meglio è. Italiani! Italiani! Lo stirato. Buonasera a tutti. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.